Leggiamo dal libro di Luisa Piccaretta, La Vergine Maria nel regno della Divina Volontà, il 20° giorno bis, o prima meditazione. Figlia mia, dammi ora la mano e seguimi, perché io continuerò a darti le mie lezioni. Vicinamente. E tu sei questa portatrice di Gesù alle anime. Poi se tu non vuoi, non provi il bene del sacrificio, se non senti come esso orecchi le gioie che intime, è segno che l'amore divino non riempie tutta l'anima tua e quindi che la divina volontà non regna vicina in te. E di questo passo mi è sempre piaciuta la frase che il sacrificio reca le gioie più intime. Allora, il successo, le cose che vanno bene, i trionfi, recano delle gioie, quasi delle gioie esterne, legittime, belle. Ma c'è una gioia che è rivolta verso l'interno piuttosto che verso l'esterno, che si mescola al dolore e che ci rende più vicini a Dio. E questa è la gioia che si prova nel sacrificio. E questa è una lezione bellissima che ci dà Maria Santissima. La gioia più intima che si prova nel sacrificio. Ma è bello andare sul testo, come ha iniziato Valentina, no? Se ognuno di noi ha una parola che lo colpisce, così lo possiamo così sminuzzare più nel dettaglio. Allora, noi oggi abbiamo il privilegio di stare riuniti qui insieme e Luciana, tu c'hai, cioè nella tua sensibilità porti, ecco, questa emotività dentro. Ognuno di noi c'ha tante altre cose e ognuno di noi c'ha tanti vuoti, attaccamenti che sono stati che il Signore ci ha strappato e che ci ha strappato in modo dolorosissimo e ci sta ancora lavorando, chissà ancora quanto la Divina Volontà ci lavora, perché il vivere nella Divina Volontà corrisponde sempre a un disporci ancora di più a vivere nella Divina Volontà. Non è che uno è disposto al 100% e poi ci vive, no. Le disposizioni crescono e la capacità cresce con il nostro vivere. Quindi in questo cenacolo nostro di oggi, proprio nostra Madre Santissima ci ha voluto mettere il dito, ci ha toccato nel cuore a ciascuno di noi, a farci sentire le piaghe che si stanno rimarginando, oppure ci dà quella luce di sapienza per dire vedi com'è vero questo, che è duro il sacrificio, ma poi alla fine del sacrificio c'è una gioia intima che nessuno te la può dare, proprio assolutamente. E quindi in tutte queste cose la Madre di Dio le diamo gloria, ringraziamento, che in tutti questi vuoti, al posto dei nostri attaccamenti, fastidi e indisposizioni, ci mette la sua maternità, ci mette il suo amore materno, che non senza fermezza ma con tenerezza tutta sua materna, che solo lei ha, li possa sostituire con la pace, con la gioia di questo giorno, che è un giorno di apertura. Stamattina ho visto nella luce del tuo cammino quella specie di compendio che porta una frase da Luisa per ogni giorno dell'anno. Dice al 1° gennaio, dice
Il miglior augurio che ti posso fare è vivere nella volontà divina e che tu diventi un missionario o una missionaria della divina volontà. Questo è bello perché io magari quel librettino, non lo so, l'ho letto tante volte, però quest'anno per la prima volta, questo primo gennaio, mi si apre davanti e mi dà una luce particolare. E quindi, come Gesù dice adesso, tutte le pene, le cose le mettiamo da parte, questo è il momento in cui si lavora, il momento in cui si mette a frutto, anche senza che ce ne accorgiamo, anche nel nostro piccolo, nel nostro pregare, nel nostro fare la nostra piccola nascosta vita ordinaria, si mette a frutto tutto quello che Nostra Madre Santissima ha fatto nel prendere le nostre miserie e trasformarle in atti operanti, atti attivi, che ci rendono e ci rendano sempre di più missionari della Divina Volontà. Così ci possiamo sentire proprio parte della sua, come si dice, della sua arma, della sua milizia. Della sua milizia, e questo è un grandissimo onore, una grandissima responsabilità e una grandissima gioia che al primo dell'anno Luisa dice adesso si comincia, non che non si era già cominciato, ma come dire, fare un atto nuovo, un atto che ha una propulsione nuova, si comincia e siamo veramente missionari della Divina Volontà, e ringraziamo il Signore per gli attaccamenti, per tutte quelle miserie passate, per tutte le lotte passate, perché queste sicuramente portano il frutto più che se non ci fossero state, e quindi che il Signore trasforma in bene anche le cose che ci hanno dato dolore, okay. E operano e danno un frutto per la gloria di Dio e per il bene dei fratelli, ancora maggiore che se non l'avessimo sofferte. E questo è il bello, questo moltiplicatore, no? Si parla di moltiplicatore del reddito in economia, eccetera, ma nell'economia divina è bello che dice tutte le cose si risolvono per il bene, per quelli che l'amano. Il Signore prende il male e lo trasforma in un bene ancora maggiore. Qui è il segreto di quella che noi diciamo felice colpa. Non è che siamo felici della colpa, no, ma sappiamo, a volte lo scrive proprio Gesù di sua penna nel volume 11, che Gesù permette a volte anche la colpa perché deve in un certo senso aizzare l'anima a fare cose ancora più grandi, che se non avesse caduto, se non fosse caduta, se non avesse sofferto, se non avesse lottato, non avrebbe potuto essere missionaria, perché i missionari e i soldati hanno sempre le cicatrici e ne vanno fieri, hanno le mutilazioni che vengono dalla battaglia, e questi sono come dei trionfi che ci proiettano al futuro per essere missionari della Divina Volontà. Ora, quello che sto dicendo ovviamente non lo sto dicendo a voi, lo sto dicendo a me stessa, però perché proprio ne ho bisogno, mi sento queste parole, mi scendono come un latte dolce, e quindi lo condivido serenamente perché so che siamo in un ambiente amichevole, regna la Divina Volontà, e quindi possiamo con serenità condividere le nostre preghiere. Ripartì dunque da Nazareth accompagnata da San Giuseppe, affrontando un lungo viaggio e valicando montagne per andare a visitare nella Giudea Elisabetta, che a tarda età era miracolosamente diventata madre. A me colpisce come sarebbe poi la struttura, anche scusate la parola, non mi piace, ma dico la pedagogia orribile, il modo di insegnare le lezioni della Madonna in questo libro sono completamente diverse dagli scritti, no, dai volumi.
Direi che questo libro qua, che poi quando è stato scritto nel 1930, correggimi, 34, quindi quando Luisa scriveva già dei volumi avanzatissimi, è un volume che, cioè è un libro che leggendolo senza conoscere che cosa è il vivere nella divina volontà, secondo me passa quasi inosservato, sembra quasi puerile. Non c'è niente, sembra una cosa bambinesca così. Invece questo libro quasi assume, presume che l'anima stia masticando, mastichi queste verità nel vivere e nel ben volere. Perché lei dice così, la Madonna dice, la divina volontà, non ho fatto io, non per me, ma è la divina volontà, ha fatto in me questo, questo, questo e quest'altro. Allora, se noi sappiamo già che cosa vuol dire il valore e gli effetti degli atti fatti nella divina volontà, solo in questo modo, in nessun altro modo, possiamo capire la grandezza di Maria. La grandezza, ovvero i prodigi che la divina volontà ha operato in Maria. Questo è un libro in cui lei rivela i prodigi che la divina volontà ha fatto in lei. Se io non conosco come opera la divina volontà nella creatura, principalmente nell'umanità del Verbo e poi ovviamente anche in Maria Santissima, non capisco, mi sembra un libretto romantico, superficiale, eccetera. Però quindi sapendo già questo, allora si vede, si scopre proprio la potenza e la semplicità della divina volontà operante in Maria Santissima. Il secondo passo che fa Maria Santissima in ognuna di queste lezioni, ci vedi, la divina volontà ha fatto questo, A, B, C, fermiamoci qui, sennò poi sarebbe troppo, poi mi riservo di continuare dopo, ma dice, l'ha fatto A, B, C. Anche tu, guarda che la divina volontà anche in te vuol fare ABC. Quindi è una madre che vuole dare, non solo vuole dare la sua maternità, ma la vuole condividere, vuole rendere le sue figlie madri, vuole rendere i suoi figli fecondi, vuole condividere la sua maternità con i suoi figli. Così come Gesù è re dei re, signore dei signori, così Maria Santissima è madre di madri. E mi piace che qui dice, quanto vorrei che anche tu, figlia mia, avvicinandosi alle persone, facendo visite, fossi sempre la portatrice di Gesù, questo solo una madre lo può fare, capace di farlo conoscere e desiderosa di farlo amare. Lo si fa conoscere soltanto se lo si possiede, lo si può donare soltanto se lo si ha e lo si moltiplica come lo genera una madre. Quindi è Maria Santissima che dice, vedi, la divina volontà ha fatto ABC, adesso lo vuole fare anche in te. E qui la madre di Dio, Theotokos, vuole condividere la sua gioia intima e il suo entusiasmo di voler comunicare Gesù. Non ha potuto resistere, ha dovuto dire il segreto, ha valicato montagne. Non è che quel viaggio è stato per una ragazza incinta di 3 mesi, qual era nostra Madre Santissima, se l'è fatto con l'asinello, poi se l'è fatta a piedi, ma voglio dire, andare da Nazareth alla Giudea, dove sta, era un bel viaggio, si trattava di belle montagne da passare, e quindi lei aveva questa foga, questo desiderio che doveva assolutamente andare. E io in un certo senso questo mi fa anche capire, dice, noi che siamo, a volte quando siamo desiderosi di essere missionari vogliamo fare tante cose, vogliamo dire tante cose, vogliamo coinvolgere tante persone. Immaginiamo nostra Madre Santissima quanto è stata feconda, che si è fatto un viaggio di 1 mese incinta a piedi o sull'asino per andare a dare la notizia non a 40 persone, a una. Quindi l'atto nella divina volontà è sempre fecondo, è sempre materno, quindi non importa quanto sia esteso il nostro fare,
quanto a livello umano possa essere considerato esteso, grande e coinvolgente, che tocchi un certo numero di persone, eccetera, ma anche, anzi e soprattutto, quello semplice, che ne tocca una, se è fatto nella divina volontà, con l'intenzione, proprio nel nascondimento, è quell'atto ancora più fecondo, che contiene la vera maternità di Maria, che si moltiplica all'infinito. Tanto è vero che oggi stiamo ancora a ricevere gli effetti moltiplicativi di questo atto, di Maria che si fa i suoi bei 40-50 chilometri in montagna per andare a dare una notizia ad una persona, per andare ad assistere una persona anziana che aspettava un bambino. Quindi quando è andata lì in quei mesi, che cosa faceva? Faceva il bucato, manteneva tutto pulito, faceva da mangiare, si occupava dell'orto, così Elisabetta poteva nutrirsi e non stancarsi troppo, e continuava a cucire, aveva interrotto di fare il suo corredino per Gesù, che ti immagini la Madre di Dio che sta lì, che ha iniziato a fare il suo corredino, a tessere per Gesù, ha interrotto di fare il suo corredino per Gesù e si è messa a lavorare per il corredino di Giovanni Battista. Per dire, lei non ha avuto paura che le mancasse il tempo, che le mancasse la possibilità, che dice io devo pensare prima a me. È uscita completamente da se stessa, dal suo luogo, dalla sua, lei ci aveva ben da fare, giovane. Tra sei mesi nasce Dio, Dio in terra, il figlio, il Redentore, ma gli devo preparare qualche cosa, lo devo accogliere, se no lei si è, come se ne fosse dimenticata, e si è riversata fuori da se stessa. Nel fare questo ha moltiplicato la vita di Gesù. E quindi nel dedicarsi ad Elisabetta ha già fatto nascere, prima ancora che nascesse, Gesù nel grembo di Elisabetta, tant'è vero che Giovanni Battista è stato il primo battezzato, la creatura che è nata già battezzata, ha riconosciuto Gesù e quindi è stato battezzato prima ancora che venisse fuori dal grembo di Elisabetta, tant'è vero che la scrittura dice: dei nati di madre nessuno è più grande di Giovanni Battista, perché è nato redento, è nato già battezzato, è nato con una sua missione. Dice, però il più piccolo dei figli di Dio è più grande di Giovanni Battista. Il più piccolo, la più piccola delle anime che regna, che entra nella divina volontà ed è figlio della divina volontà, con atti fatti nella divina volontà, è infinitamente più grande la sua santità della santità di Giovanni Battista. E questo con grande gioia di Giovanni Battista, perché egli se ne gloria in cielo di essere stato il precursore dei figli della divina volontà. Questo ci deve fare affrontare tutto con una certa serenità, quindi questa fiducia è importante, si affidare a lei un po', ecco, in più con lei. Sì. Il più lo fa lei, non è una madre marrona, una madre ferma, una madre atletica, una madre che si fionda a cercare i suoi figli. Anche nel suo appello dice: io girerò tutto il mondo, gli individui, le nazioni, le comunità religiose, le famiglie, dovunque vedo una creatura disposta, io me la vado a prendere, la vado a cercare. Non mi importa se l'internet funziona in Cina oppure no, io faccio in modo che la vado, che questa creatura mi riceva quello che io tanto desidero darle. A me fa di questo che abbiamo letto, e poi magari sentiamo anche Luciana, Leonardo, Carla, mamma, sono due cose che mi... ancora una volta, proprio più si leggono gli scritti sulla Divina Volontà e più queste lezioni di Maria Santissima diventano densissime, non c'è una parola in cui non si trovino abissi di verità favolose.
il cantico sublime del Magnificat. Adesso io ogni tanto mi fermo oppure vivo, sono stata e Dio vuole ci tornerò quando Dio vorrà, nel monastero dalle suore, anche se non sono una suora. Però loro fanno la liturgia delle ore e non dico una, ma penso cinque volte al giorno, prima delle ore, dell'ora delle lodi, dell'ora terza delle vespri e della compieta, si recita il Magnifica. Addirittura quando ci si cambia il turno di fronte al Santissimo, una sorella comincia il Magnifica e l'altro lo finisce. Praticamente tra una cosa e l'altra uno recita quei 12-13 Magnifica al giorno. Perché? E mi chiedevano. La risposta proprio mi è balzata due settimane fa, quando il Magnificat è il gloria dell'incarnazione del Verbo. È, come dire, noi così come diciamo l'Angelus, diciamo il Magnificat, e facendo questo entriamo nell'atto dell'incarnazione del Verbo. E nel Magnificat ne proclamiamo le lodi, perché diciamo il Verbo si è incarnato dentro di me. Quindi è il cantico di lode dell'anima che vive nella divina volontà e vuole vivere nella divina volontà. Tant'è vero che nel volume 13 è Gesù che gli canta il Magnificat a Luisa. Beata sei tu, tutte le generazioni ti chiameranno beata. Allora chi mi risponde, chi mi chiede, oh ma come va la causa di Luisa? No, non mi interessa quando la beatifico o quando la canonizzano. Io so che lei è beata e tutte le generazioni la chiameranno beata. E Luisa dice, ma Gesù, ma non mi conosce nessuno. Dice, vabbè, per adesso la terra non ti conosce, ma il cielo ti conosce, Luisa, anzi, pendono dai tuoi atti. Non vedono l'ora di fiondarsi in ogni tuo atto, perché è nuova beatitudine per tutti i beati. La Trinità ti conosce e ti ha scelta e ti ha formata come prototipo della terzo Fiat. Le anime purganti ti conoscono, perché chi meglio dell'anima che vive nella divina volontà, con i canali aperti di volontà divina, può fare suffragi e può entrare in tutto diritto nel purgatorio a portare la luce e a svuotarlo di anime, perché entrino la visione beatifica. L'inferno ti conosce, Luisa, quanto ti conosco. Infatti ci hanno provato come potevano, da quando hanno iniziato a capire che c'era qualcosa di strano in te, perché io da piccola, dicevo a Gesù, ti tenevo nella ti facevo, ti davo quella come si dice, timidezza, quella timidezza particolare, ti ho tenuta chiusa a tutte e a tutti. Allora il diavolo ci ha sempre avuto un compito: lui sa che la donna ti schiaccerà il capo, e la scrittura dice la donna. Allora il compito della redenzione è di Maria Santissima, e Maria Santissima ha schiacciato, ma come sappiamo con la redenzione non si è distrutto completamente il regno del maligno. Il maligno sa che quei giorni ce li ha contati e muove la coda per portarsi di anima il più possibile, soprattutto di questi tempi, ma lui sa che la testa gli viene schiacciata, cioè la distruzione viene decretata dall'atto della donna. Così come la donna è stata colei che ha izzato al peccato originale, la donna ti schiaccerà il capo. Allora il compito del maligno è stato, da Maria Santissima in poi, andare qualsiasi, cioè questa è nata donna, bambina, allora io la devo seguire fino a che pecca. Quando pecca non mi importa più, questa che ha quanti, a 7 anni dice il primo no alla mamma, a 12 anni pecca di impurità, perfetto. Così se le è passate tutte, nel momento in cui la donna pecca dice vabbè, non è lei che mi schiaccerà la testa.
Quando vede che c'è qualcosa di strano per una donna, allora comincia a martoriarla, eccetera, così. Si è passato tutto, Rebecca, Esther, eccetera, eccetera. È arrivata Luisa, così come leggiamo nelle memorie d'infanzia, Gesù dice, il maligno già da piccola aveva avvertito che c'era qualcosa di strano in te, per il modo in cui ti tenevo protetta, aveva capito che c'aveva una missione su di te. Siccome si sentiva tremare il regno sotto i piedi, dice, quando è che arriva sta donna che mi deve schiacciare completamente la testa? Con l'avvento del regno del terzo fiat, che è la distruzione del regno del maligno. E allora ha capito che c'era, e per questo se l'è martoriata, e Gesù ha fatto in modo che la tentasse, che se la mettesse sotto i piedi, che addirittura se la Luisa veniva trovata proprio intrecciata tra le barre del letto la mattina, tutto gli ha fatto. Tutto il possibile e immaginabile, l'ha torturata nel corpo, nella mente e nell'anima. E poi è arrivato al volume 13, Gesù dice, allora schiaccia, metti il tuo piede sul testano del maligno e schiaccia, schiaccia, punto esclamativo. E quindi è lei. E per questo è lei che... è la donna che decreta la fine del regno del maligno e l'inizio del regno della divina volontà. E questo è il canto del Magnifico. Scusate se mi sono dilungata, non lo faccio apposta, proprio mi viene così, mi dovete interrompere. E la seconda cosa che volevo dire era la definizione di segreto che si trova. E mi piace questa definizione di segreto, dove uno pensa che il segreto è una cosa che deve rimanere segreta per definizione. Invece no, Gesù dice, la Madonna dice tutto il contrario, il segreto è un bisogno, come un bisogno del cuore, è un desiderio, un bisogno come un palpito forte del cuore che per definizione irresistibilmente si rivela alle persone capaci di intendersi. Quindi nell'ambito umano i segreti sembrano quelli che sono rimasti destinati a restare segreti, come i segreti della nostra Repubblica, no? Chi ha battuto il 19 di Ustica e quanti altri, la trattativa Stato Mafia, tutti questi segreti che resteranno sempre segreti fino a che un Dio. Però nel regno di Dio, nell'ordine di Dio, il segreto di Dio non è segreto, perché è un bisogno del cuore che automaticamente va rivelato e si rivela a chi è capace di intendersi. Quindi mi piace questa definizione bella, prorompente di segreto, che proprio perché è segreto si deve rivelare. Beh, a tal proposito mi ha colpito moltissimo una frase che ha detto Gesù a Luisa. Dice, il demonio non teme tanto chi, anche chi frequenta assiduamente i sacramenti, dice, teme chi fa la mia volontà, intende nel terzo fiat. Esatto, sì, è vero. E tant'è vero che appunto, poveri sacramenti, i sacramenti hanno il pieno effetto solo se appunto se dipende dalle disposizioni. Il sacramento c'è chi è ordinato ministerialmente ad amministrarlo, ci vuole il segno esterno, che sia l'ostia, che sia l'acqua benedetta, eccetera. Ci vuole chi lo riceve, ma produce gli effetti, come ci diceva, in corrispondenza e dipendentemente e proporzionalmente alle disposizioni che si ha. Se io ricevo il sacramento tante volte senza le disposizioni, non soltanto il sacramento non mi fa bene, ma il sacramento si trasforma nella mia condanna, perché il sacramento ogni volta mi dice che io ho detto no a Dio, che l'ho oltraggiato, perché lui è venuto da me, io mi sono accostata a lui con l'affronto più grande per dire no, non mi interessa. Questo non è soltanto ricevere il sacramento in peccato, ma ricevere il sacramento con l'indifferenza, che è ancora con l'abitudine. Questi sono dei mali atroci per i sacramenti, tant'è vero che leggiamo i gemiti dello Spirito Santo.
inspiegabili gemiti dello Spirito Santo per ogni sacramento. No, è bello questa cosa. Invece la divina volontà, perché la divina volontà non dipende dalla disposizione della creatura? Perché nel momento io in cui sto nella divina volontà, per definizione ho abbandonato la mia, ho dato la mia, quindi per definizione sono disposta. Quindi quando io ho una umana volontà, con la mia umana volontà posso, c'ho come una rotella, dice 1, 2, 3, dice, posso graduare la mia disposizione e posso dire sono disposta a livello 1, cioè vuol dire sono rassegnata, vabbè, già una buona disposizione, no? A livello 0 c'è ribellione. Livello 1, la volontà umana dice, ma mi rassegno, livello 1. Livello 2 ci comincia a prendere gusto e dice, ma no, in fondo Dio è più potente di me, non soltanto mi rassegno, ma io riconosco che Dio ne sa più di me, non solo mi rassegno, ma mi conformo. Allora la ribellione, la rassegnazione, la conformità sono attitudini crescenti, modulari, dell'umana volontà verso la divina. Ma è lei che se lo gira questa rotella, che dice, dopo la conformità c'è un esame, questo lo impariamo dai santi, non soltanto conforme per dire una cosa mi è successa, dice non soltanto mi rassegno, ma dico, Signore, l'accetto, mi conforma alla tua volontà, perché so che tu sai meglio di me ciò che è bene per me. Però c'è sempre l'umana volontà che agisce. Esattamente, non soltanto, non solo nella conformità, ma pure nell'abbandono. Nell'abbandono con la mia umana volontà io dico, Signore, non è che io l'accetto prima e dopo che mi è successa sta cosa, io dico, guarda, prima ancora che tu disponi, prima ancora che so quello che tu hai disposto per me, io mi abbandono e lo so che è perfetto, e abbandono. Questa ancora gira la rotella. Numero 4, ancora disposizione dell'umana volontà, la disposizione cresce. Dopo l'abbandono, che ci troviamo nella mistica, nella storia dei santi? Ci troviamo l'unione, il matrimonio mistico. E quella è la rotellina va a livello 5 e dice, non solo Signore io mi abbandono a quello che tu disponi per me, ma addirittura quando lo fai io lo voglio fare insieme con te, proprio mi unisco con la mia volontà alla tua. La santità umana finisce qui, cioè voglio dire, a questo apice del matrimonio mistico, della sostituzione mistica, di come è stata chiamata in tanti mistici, eccetera. E qui Santa Caterina da Siena, che ha avuto il matrimonio mistico e che è stata presente come testimone al matrimonio di Luisa nel volume 1, ci può dire, ecco, invece quando, per arrivare a quello che Leonardo ci diceva, quando si entra nella divina volontà, non c'è più l'umana volontà che modula o gradua o sceglie il proprio livello di disposizione. La umana volontà cede il passo completamente. Non ci può essere un 1% di umana volontà, zero. Quindi stare nella divina volontà non dipende dalle disposizioni, perché per definizione quando sto nella divina volontà non posso disporre, perché ho dato la mia umana volontà. E quindi questo è il bello. E anche se, dice Gesù, per entrare nella divina volontà uno dovrebbe essere completamente disposto o completamente pulito, dice, se per caso l'anima è macchiata, io la smacchio. Se per caso ci sono, come dice, le spine dei difetti umani, io li spolverizzo. Se per caso questa c'ha i chiodi del peccato, io li frantumo, perché è mio onore che niente e nessuno entri nella mia divina volontà che non sia divina volontà. E quindi è nell'interesse di Dio fare in modo che io sia disposta e distruggere tutte le cose che possono eliminare l'operare della mia divina volontà. Quindi nella divina volontà, l'umana volontà fa l'unico atto eroico
che l'umana volontà è chiamata a fare, e lo scopo per cui è stata creata. In ogni istante l'umana volontà dice: prendi la mia volontà, dammi la tua. Prendi la mia volontà, dammi la tua. Questo è l'unico monotask, è l'unico compito. Nel regno dell'umana volontà, l'umana volontà fa tante cose, l'umana volontà è andata pure sulla luna, l'umana volontà fa di tutto, c'ha si è creata un raggio d'azione incredibile. Nella divina volontà, l'umana volontà fa soltanto una cosa, che è l'unico atto eroico, come dice Gesù nel volume pare 16, devi fare l'atto più eroico e più importante della tua vita, che è fondere la tua umana volontà nella mia. È facilissimo, non ci dobbiamo scervellare nelle spiritualità della redenzione dell'umana volontà. L'umana volontà o ce la imbrigliamo perché ci andiamo a mettere in un ordine religioso che ci imbriglia in quel modo lì, o ci imbrigliamo perché decidiamo di fare delle penitenze, eccetera, eccetera, o ci imbrigliamo perché cerchiamo di, con le nostre forze, con la grazia di Dio, esercitare questa virtù piuttosto che un'altra. Però aiuto, se non c'ho uno che mi comanda, come faccio a esercitare sempre l'ubbidienza? Se non c'ho uno che mi rompe le scatole, come faccio a esercitare costantemente la pazienza? È una lotta continua, l'umana volontà deve fare un miliardo di cose, poracce, ed è limitata dal tempo e dallo spazio. Nella divina volontà invece, l'umana volontà, oh, semplice, bella, leggera, bellissima, la cosa più bella che Dio ha creato, lucente, elastica, si espande dentro la divina, si combacia con la divina, diventa infinita nella divina, fa l'unico atto eroico per cui è stata creata, darsi alla divina per ricevere l'atto operante della divina. Questo è proprio questo dice: la verità vi rende liberi, perché il vivere nella divina volontà in realtà è il modo più semplice. L'umana volontà deve fare soltanto una cosa. E quindi questo diceva, questo è insomma un po' una riflessione rispetto a quello che ci diceva appunto, che nella divina volontà non servono le disposizioni, le disposizioni si sono già autoverificate. Sì. Bellissimo, grazie. Mamma Santa, visita l'anima mia e prepara in essa una bella abitazione nella divina volontà. Volume 15, 14 aprile del 23. Tralasciando la prima parte. Figlia diletta della mia volontà, tu devi sapere che quando voglio fare opere grandi, opere a cui tutta l'umana famiglia deve prendere parte sempre che li volesse, è mio solito di accentrare in una sola creatura tutti i beni, tutte le grazie che questa opera contiene, affinché tutti gli altri, come a fonte, possano attingere quel bene quanto ne vogliano. Quando faccio opere individuali, do cose limitate. Invece, quando faccio opere che devono servire al bene generale, do cose senza limite. Ciò feci nell'opera della redenzione. Per poter elevare una creatura a concepire un uomo e Dio, dovetti accentrare in lei tutti i beni possibili ed immaginabili. Dovetti elevarla tanto da mettere in lei il germe della stessa fecondità paterna. Dovette elevarla tanto da mettere in lei il germe della stessa fecondità paterna. E come il mio celeste padre mi generò vergine nel suo seno col germe virginale della sua fecondità eterna, senza opera di donna, ed in questo stesso germe procedette lo Spirito Santo, così la mia celeste mamma, con questo germe eterno, tutto virginale della fecondità paterna, mi concepì nel suo seno vergine senza opera d'uomo. La Trinità Sacrosanta dovette dare del suo a questa vergine divina per poter concepire me figlio di Dio. Mai la mia santa mamma poteva concepirmi non avendo lei nessun germe. Ora, siccome lei era della razza umana,
Questo germe della fecondità eterna diede virtù di concepirlo uomo. E siccome il germe però era divino, nel medesimo tempo vi concepì Dio. E siccome nel generarmi il Padre, nel medesimo tempo procedette lo Spirito Santo, così nel medesimo tempo che generai nel seno della mia mamma, procedette la generazione delle anime. Sicché tutto ciò che ad eterno successe alla Santissima Trinità in cielo, ripete nel seno della cara mamma mia. L'opera era grandissima e incalcolabilmente creata. Doveva centrare tutti i beni e anche me stesso per fare che tutti potessero trovare ciò che volevano. Questa è la teologia della maternità di Divina Maria. Sì. Oh, grazie per aver incluso questo passo all'inizio, come dire, tu hai detto la teologia della maternità di Maria. In realtà le verità con la chiarezza, con la semplicità con cui sono espresse qui sono farebbero proprio rizzare i capelli a qualunque teologo. Quello che ci abbiamo qui davanti forse non basterebbe tutto il 2014 che è iniziato da qualche ora per vedere questa verità che viene spiegata qui, e che nient'altro che poi la divina maternità di Maria, in che cosa consiste, da cosa viene, e poi l'immagine della Trinità in terra, cioè la Trinità in terra. Tutto ciò che succede ad intra nella Trinità deve succedere anche ad extra. Solo una piccola parentesi, questo passo, se lo si legge, un dottore, uno che ne capisce di teologia, eccetera, resta talmente preso di soprassalto che quasi lo vuole, gli sembra troppo. Tanto è vero che, e questo ho notato, quando iniziai ad avere i libri della Divina Volontà, mi vennero mandati da José Acuña i primi 19 volumi, che erano le trascrizioni che le suore del Divino Zelo avevano fatto, no? Dei primi 19 volumi. Cioè che quando Luisa li scriveva, il padre Annibale andava da Luisa e diceva: ah, adesso hai finito il numero 5? Me lo porto a Messina. E lui, non c'erano fotocopiatrici, non c'erano cose così, poi lì con i rogazionisti, cioè i ragazzini, gli orfani avevano messo su una tipografia, eccetera, ma la prima cosa che faceva fare lui, se li leggeva, annotava delle cose. E poi andava dietro a Luisa e diceva: ma qui che vuol dire, ma qui che cosa non vuol dire? Poi ci metteva il suo Nihil Obstat, poi andava dal vescovo e gli faceva mettere l'imprimatur. Per questo nei primi 19 volumi, che se abbiamo anche il manoscritto originale, possiamo vedere, l'ultimo caso che vi ho dato ieri, ho notato nel volume 14, c'è cioè una cosa che aveva aggiunto lui, ci stanno delle piccole cose, piccoli punti interrogativi o cosine che lui segna, eccetera, a mano. Poi alla fine del volume ci sta il suo Nihil Obstat con la sua calligrafia, e poi ci sta l'imprimatur con la calligrafia del vescovo. Infatti nell'epistolario che passa tra Luisa e Beato Annibale fino alla morte del padre Annibale, fino al 1926, si tratta sempre di dire: ah, ho finito il volumetto 12, interessante, lettera, passo al 13, ho ottenuto l'imprimatur per quello, adesso c'è tutto questo carteggio di questo genere. Questo passo qui, per venire al dunque, il padre Annibale l'aveva eliminato proprio. Infatti sono rimasta colpita, perché quando poi mi è stata data la versione di tutti i volumi copiati dall'originale, così come è venuto fuori nel 94 dagli archivi del Vaticano, questo passo del 14 aprile del volume 15 non era incluso
nelle copie che il padre Nibale aveva fatto circolare, perché c'era troppo, diceva qui, capito? Era una cosa troppo, dice no, sono verità troppo alte, non si possono comprendere, anche il povero Annibale, poveraccio, gli si drizzavano i capelli sulla testa, se ce l'aveva i capelli. E quindi la cosa bella è vedere proprio qui questa verità, dove si dice che così come il padre, vergine, il padre, no? Vergine ha generato il verbo. È bello pensare, perché tutti dicono, Madonna, ma allora Dio è donna, Dio è uomo. No! Allora, Dio è donna e uomo, Dio è al di sopra del genere. Noi chiamiamo Dio padre semplicemente perché le caratteristiche dell'amore che Dio ci manifesta come amore paterno sono dominanti e quasi coprono le caratteristiche, le qualità dell'amore di Dio, che sempre amore di Dio è, ma che chiamiamo materno. Allora noi chiamiamo Dio padre, ma non perché Dio non sia anche madre, infatti Dio vergine ha generato il verbo. Lo chiamiamo padre semplicemente perché le proprietà della paternità, per definizione, coprono le proprietà della maternità. Il padre genera, istruisce, protegge, guida e dà tutti i beni di cui possiede al suo legittimo figlio. L'amore materno, come abbiamo letto l'altra volta insieme, la definizione di amore materno, è amore eroico, amore che si dilegua, amore che si amore nascosto, amore che si contenta di dar la vita pur di alimentare il proprio generato. Quindi, per definizione, l'amore materno, che è la parte più sublime dell'amore di Dio verso le creature, è talmente sublime che si nasconde dietro l'amore paterno. Allora Dio, per poterci far conoscere questa sua caratteristica, che è amore nascosto, amore tenero, amore che si eclissa, amore che si sviscera per il proprio nato, per la propria creatura, per poterci farci conoscere queste proprietà, le ha dovute quasi distillare da sé, staccare da sé, come non staccare da sé, diciamo le ha dovute definire da sé e deporle in una creatura. Per cui l'amore di Dio, che ci ama con amore materno, queste caratteristiche di amore materno sono l'amore di Dio deposto in Maria Santissima. Quindi chi è che ci ama con amore materno? Quest'amore materno che Maria Santissima si trova per Gesù e per tutti noi, ma se l'è inventato lei, è un amore umano? Certo che no, è l'amore di Dio, che si chiama amore materno, che è una parte dell'amore di Dio che lui, la divina paternità, ha depositato in una creatura, proprio per farcelo conoscere. Infatti, chi è che ci ama nascosto con amore materno dietro Maria Santissima? Dio Padre. Ci vuole... Questa è la... Non so se riesco a spiegarmi, è una cosa sublime. È Dio Padre che, per amarci e farci conoscere il suo amore materno, lo depone in una creatura e si nasconde dietro quella creatura per amarci con quell'amore materno. Perché si dice, abbiamo visto alla televisione un programma l'altra sera sui papi, sulla donna, tutte quelle storie del potere, il concilio, le donne che non contano niente nella chiesa, bla bla bla, eccetera. Non so come andrà a finire nei secoli, no? Il concilio e tutte queste cose qua, ma nella divina volontà, nella verità, possiamo dire che la maternità è l'amore più sublime, l'amore materno è l'amore più sublime di Dio nei confronti delle creature, tanto sublime che si nasconde, si eclissa all'interno di proprietà più forti del suo amore, che sono chiamate paterne. E quindi vediamo noi se la donna non ha dignità nella creazione altra. La donna è la creatura più bella che Dio ha creato.
Tant'è vero che ha deposto la sua paternità divina in una donna e così come lui, il padre vergine, ha generato, che bello, il padre vergine dal suo grembo genera il verbo, allo stesso modo nostra madre santissima in cui è depositata la paternità di Dio, lei vergine, senza opera di nessun'altra creatura, vergine, genera il verbo incarnato. E così come, così tutto quello che il padre fa al verbo, Maria Santissima fa al verbo incarnato. Per questo, così come nelle scritture leggiamo che Gesù dice: io non sono mai solo, ma il Padre è sempre con me. Sono Giovanni al capitolo 2:8, non riesco a citarle a memoria, ma dicono: io faccio soltanto quello che vedo il Padre fare, dico soltanto quello che il Padre mi dice e fa. Questo è la, diciamo, il concetto. Lo stesso modo Gesù, verbo incarnato, fa tutto quello che viene generato in Maria Santissima. Ogni pena, non è che i Vangeli, le pene, tutte le cose che Gesù ha fatto sono tutte generate in Maria Santissima. Questa è la maternità, questa è la verità che poi viene definita in quel modo romantico che manco mi piace tanto, il fatto che quei due cuori, il cuore sacro, il cuore immacolato, stanno i cuori che sono in uno, che battono di uno stesso palpo. Qua si tratta di una maternità di Maria che, così come il padre genera il verbo e il verbo non fa niente, non dice niente, il verbo è la rivelazione del padre, allo stesso modo tutto quello che dice, fa, soffre, sente Gesù, prima è generato dentro di Maria e poi lo fa il verbo incarnato, perché la paternità del verbo è depositata in Maria e viene chiamata maternità divina. Tant'è vero che pure il crocifige, pure il crocifiggilo viene generato in Maria. Tant'è vero che, per fare un altro esempio di una frase che troppo forte era stata nascosta nel libro della Vergine Maria, c'è quella frase che dice: l'avrei sacrificato con le mie stesse mani, se, non so se vi ricordate quella frase che troviamo, se la volontà divina così avesse voluto. Maria Santissima era disposta, come Abramo, a stendere Gesù su un pagliericcio e a sgozzarlo, se così era, avesse voluto, e così ha fatto, perché il crocifige è generato in Maria. E lei, e Maria sentiva con dolore infinito dentro di lei rimbombare, e Gesù lo sentiva: crocifiggilo, figlio mio, ti voglio morto e morto crocifisso. Così per ogni altro atto di Gesù. Proprio per questo i Vangeli, i miracoli, le parabole, la redenzione, tutto è depositato dentro di Maria. E se a livello umano, nello spazio e nel tempo, possiamo immaginarci che Gesù, prima che facesse la sua vita pubblica, si mette nella stanzetta con Maria e dice: sai mamma, parlerò di questa parabola, paragonerò il regno di Dio al seme di mostarda, e parlerò della pecorella. E a me piace pensare che più che dirgliele di fatto, che Maria se le sapeva, Maria se le sentiva generare in sé, aveva dentro di sé la generazione di quei Vangeli, per cui senza stare lì presente, perché spesse volte era lontana, stava nella casetta di Nazareth quando Gesù peregrinava per la Giudea e la Galilea, questi Vangeli, queste parole, questi miracoli si generavano in Maria, lei, e Gesù li faceva. E per questo poi, quando Gesù è andato via, ha lasciato tutto depositato in Maria, perché l'atto generante di tutta la sua vita e di tutti i suoi atti era in Maria Santissima. Ora è bello, questo ci dice, no, la teologia della maternità divina di Maria. E poi c'è un'altra cosa, dice: così come dal Padre che genera il verbo procede lo Spirito Santo, così dalla maternità
divina di Maria, che genera il Verbo incarnato, procedette la generazione delle anime. Quindi l'immagine della Trinità in terra si deve completare. Lo Spirito Santo, la procedenza dello Spirito Santo in terra non è altro che noi, che siamo la generazione delle anime che vivono nella divina volontà. Tant'è vero che nel volume 15, quando Gesù dice a Luisa: io devo fare la Trinità in terra, allora il Padre ci sta, perché la paternità del Padre è stata depositata in Maria, quindi il Padre è depositato in Maria Santissima. Il Figlio ci sta ovviamente, perché il Verbo si è incarnato e sono io, e lo Spirito Santo, puntini puntini, lui sa fa, sì è vero, chissà chi è sto Spirito Santo, e Gesù le dice, faccio per perifrasi, non è che il quote, dice, ma che fai, la finta tonta, non hai ancora capito, sei tu, io, sì, perché la procedenza dello Spirito Santo non è altro che il frutto del procedere degli atti di Maria e di Gesù, e le correnti di amore che passano tra il Padre e il Verbo, le correnti di amore che passano tra di Gesù e Maria, fanno procedere la lunga generazione dei figli della luce, che è Luisa e tutti noi, che è la promessa compiuta di una progenie pura, di una progenie immacolata. Il primo sì del mio Fiat l'ho chiesto alla mia cara mamma, ed ho potenza del suo Fiat nel mio volere. Non appena il Fiat divino si incontrò col Fiat della mia mamma, se ne fecero uno solo. Il mio Fiat la innalzò, la divinizzò, la adombrò, e senza opera umana concepì me, figlio di Dio. Nel solo mio Fiat poteva concepirmi. Il mio Fiat le comunicò l'immensità, l'infinità, la fecondità in modo divino, e perciò potette restare concepito in essa l'immenso, l'eterno, l'infinito. Non appena disse Fiat mi, non solo si impossessò di me, ma adombrò insieme tutte le creature, tutte le cose create. Sentiva tutte le vite delle creature in sé, e da allora incominciò a farla da madre e da regina di tutti. Quanti portenti non contiene questo sì della mia mamma? Se li volesse dire tutti, non finiresti mai di sentirli. La mia mamma voleva dire una cosa. Sì? Mi viene in mente il momento in cui Gesù sulla croce affida Giovanni alla mamma, dice: ecco la tua mamma, e dico, ci sarà un motivo speciale, particolare, per cui proprio a Giovanni, l'unico che ha seguito la mamma e Gesù fin sotto la croce, è come se dovessimo prendere ad esempio, per essere veri figli degni di questa madre così grande, così infinita, così potente, ad esempio Giovanni era Maria è mamma di tutti, anche dei peccatori, però ecco, non tutti la riconoscono, non tutti la conoscono, molti la disprezzano, e allora Giovanni perché è stato scelto? Io penso proprio perché era l'apostolo più giovane, nel senso di più ingenuo, più candido, più fanciullo. E allora penso che noi dovremmo sentirci veramente figli degni di Maria, meritare questo suo amore, questa grazia infinita, questo dono immenso che Dio ci fa dandocela per madre, solo se diventiamo piccoli come bambini, come dice Gesù, solo se acquistiamo quello stesso spirito semplice di Giovanni, come un bambino che dà la mano alla sua mamma e si lascia guidare.
E poi Giovanni intendeva tutto il genere umano. Giovanni c'eravamo tutti in pratica. Giovanni ha lasciato Maria Santissima madre di tutta l'umana famiglia. Infatti, ecco, noi dobbiamo sentirci come Giovanni per essere veramente figli degni di questa madre così grande, come bambini che le diamo la mano e ci lasciamo guidare da lei, perché è lei che ci conduce a Gesù, è lei che ci guida. Mio dolce Gesù, voglio restarti il mio amore, la mia gratitudine e tutto ciò che la creatura è in dovere di fare per avere tu creata la nostra vicina Mamma Immacolata, la più bella, la più santa, un tempo di grazia. Accogliendo a tutti i doni e facendola anche la nostra madre. E questo lo faccio a nome delle creature passate, presenti e future. Voglio prendere a volo ciascuna di creatura, parola, pensiero, palpito, passo, e in ciascuno di essi dirti ti amo, ti benedico, ti adoro per tutto ciò che hai fatto alla tua e mia celeste mamma. Sovrana regina, vivendo nella divina volontà, ti chiedo per me e per tutti la tua santa benedizione. Scelga essa come celeste rugiada sui peccatori e li converta, sopra gli afflitti e li consoli, sopra il mondo intero e lo trasformi in te, e sulle anime purganti e smossi loro il fuoco che le brucia. La tua benedizione materna sia sempre di eterna salvezza a tutte le anime. Nella divina volontà, Maria Santissima ci benedica, ci preservi da ogni male e pronuncia in noi il suo fiat. Regina del divino volere, prendimi sulle tue ginocchia materne e insegnami a vivere solo di volontà divina. Volume 21, 8 aprile del 27, leggiamo soltanto un brano centrale. La celeste signora, la sovrana imperatrice, la celeste signora, la sovrana imperatrice, l'immacolata, la senza macchia, la mia madre, la madre mia. Essa non era simbolo né figura, non era simbolo né figura, ma la realtà, la vera vita, la prima figlia privilegiata della mia volontà. Ed io guardavo nella regina del cielo le generazioni dei figli del regno mio. Era la prima impareggiabile creatura che possedeva integra la vita del volere supremo. E perciò meritò di concepire il Verbo eterno e maturare nel suo cuore materno la generazione dei figli dell'eterno Fiat. Poi venne la mia stessa vita in cui veniva stabilito il regno che dovevano possedere questi figli fortunati. Leggiamo nell'intro della Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà, nel 20° giorno, la lezione di Gesù da Maria Santissima, la Regina. Mia cara figlia, voglio dirti che sono madre di Gesù. Le mie gioie sono infinite. Mari di felicità mi inondano. Io posso dire, sono madre di Gesù. La sua creatura, la sua ancella, è madre di Gesù. E solo al Fiat lo debbo, sulla cielo divina. Esso mi rese piena di grazia, preparò la degna abitazione al mio Creatore. Perciò gloria sia sempre, onore, ringraziamento al Fiat Supremo. Ora ascoltami, figlia del mio cuore. Non appena fu formata con la potenza del Fiat Supremo la piccola umanità di Gesù nel mio seno, il sole del Verbo Eterno si incarnò in essa. Io avevo il mio cielo, formato dal Fiat tutto tempestato di stelle fulgidissime,
che scintillavano gioie, beatitudine, armonie di bellezza divine. Ed il sole del Verbo Eterno, sfolgorante di luce inaccessibile, venne a prendere il suo posto dentro di questo cielo, nascosto nella sua piccola umanità. E non potendolo contenere, il centro di questo sole stava in essa, ma la sua luce strepava fuori, e investendo cielo e terra, giungeva ad ogni cuore, e col suo picchio di luce bussava a ciascuna creatura, e con voce di luce penetrante diceva loro: figli miei, apritemi, datemi posto nel vostro cuore. Sono sceso dal cielo in terra per formare in ciascuno di voi la mia vita. La mia madre è il centro dove risiedo, bella cosissima, la mia madre è il centro dove risiedo. E tutti i miei figli saranno la circonferenza dove voglio formare tramite mie vite per quanti figli ci sono. E la luce picchiava e ripicchiava senza mai cessare. E la piccola umanità di Gesù gemeva, piangeva, spasimava. E dentro di quella luce, che giungeva nei cuori, faceva scorrere le sue lacrime, i suoi gemiti e i suoi spasimi d'amore e di dolore. Or tu devi sapere che la tua mamma incominciò una nuova vita. Io ero a giorno di tutto ciò che faceva il figlio mio. Lo vedevo divorato da mare di fiamme d'amore. Ogni suo palpito, respiro e pena erano mari d'amore che sprigionava, con cui involgeva tutte le creature per farle sue, a forza d'amore e di dolore. Perché tu devi sapere che, come fu concepita la sua piccola umanità, concepì tutte le pene che doveva soffrire fino all'ultimo della sua vita. Racchiuse in se stesso tutte le anime, perché come Dio nessuno gli poteva sfuggire. La sua immensità racchiudeva tutte le creature, la sua onnivegenza gliele faceva tutte presenti. Quindi il mio Gesù, il mio figlio, sentiva il peso e il fardello di tutti i peccati di ciascuna creatura. Quindi c'era il grembo di sua madre, non sentiva il peso dei nostri peccati. Ed io, la tua mamma, lo seguivo in tutto e sentì nel mio materno cuore la nuova generazione delle pene del mio figlio e la nuova generazione di tutte le anime che, come madre, dovevo generare insieme con Gesù alla grazia, alla luce e alla vita novella che il mio caro figlio venne a portare sulla terra. Ho un po' di domande, posso? No, la prima, l'ultima cosa che hai scritto è che hai scritto qui, proprio diciamo a conferma, a uno strato ancora che ci conferma quanto si diceva prima, no? Dove dentro di lei, nel suo cuore, aveva la generazione delle pene del mio Gesù. Quindi è dal suo cuore che venivano generate, e non solo la generazione pene di Gesù, insieme a quella la generazione di tutte le anime. Quindi questa è una riflessione che si attacca a quello che dicevamo prima, no? Di che tutto Gesù e tutti gli atti di Gesù, prima che Gesù faccia questi atti, sono generati in Maria, così come il Verbo è generato dal Padre. Poi una domanda, perché alcuni punti sono in grassetto, alcuni sottolineati? Sono curiosa che magari chi l'ha preparato aveva dei punti chiave, delle riflessioni. No, erano le cose che ci parevano più importanti, più da tenere a mente, più da riflettere di più sotto. Sì, per esempio, no, perché quando c'è una sottolineatura, allora chi legge è portato a capire, oh, qua ci deve essere qualcosa di speciale. E mi era colpito perché era sottolineato, non appena fu formata con la potenza del Fiat Supremo la piccola umanità di Gesù nel mio seno,
il sole del Verbo Eterno si incarnò in essa. L'umanità di Gesù non è mai stata senza la divinità, cioè nell'istante, nel nanosecondo in cui l'umanità di Gesù si è incarnata, ossia il piccolo germe va nell'uovo di Maria per potenza dello Spirito Santo, in quello stesso momento il Verbo si incarna, cioè la divinità si incarna, nel senso che il vero uomo non è mai stato senza il vero Dio. Nel vero istante in cui Gesù si incarna come vero uomo in Maria Santissima per l'umanità sua, e vero Dio in virtù della sua divinità. E questo vale pure per Maria, appena fu concepita, subito ha iniziato a operare la divinità. È bellissimo, sì. Sì, è bello, proprio quello che dicevamo qualche settimana fa, no? Tutti quei passi che noi leggiamo che sembrano delle sequenze temporali nell'Immacolato Concepimento di Maria, i primi sei giorni, in realtà è un unico atto. Nel momento in cui si forma, viene fatto il suo concepimento, in quello stesso momento lei riceve ragione divina. In quello stesso momento i mari si riversano intorno e dentro quel seme, in quello stesso momento lei si rende conto della sorte del genere umano, soffre la prova, passa la prova, ottiene il possesso, come dice Leonardo, e comincia ad operare nella divina volontà, perché fa il suo primo atto, che è la sua prima adorazione nella divina volontà, dopo aver dato, diciamo dopo, nello stesso istante, avendo offerto la sua volontà umana in sacrificio perenne a quella divina. Ma invece Adamo è stato già creato adulto. Cioè, non risulta dalla scrittura che è stato creato bambino. Sì, Adamo è stato creato nella sua statura perfetta. E interessa, mamma mia, questo apre un filo di riflessioni enormi, perché, vedi, non lo so, io posso sbagliarmi, però anche alla luce degli scritti di Maria Valtorta, lui esce da quel sonno profondo. Dal volume 24 leggiamo che Dio non ha occhi, però vede tutto, non ha mani, però opera, non ha respiro, però respira, soffia costantemente. Allora il distillato naturale di tutte queste sue doti lo distilla nella natura umana, è come se questo alambicco divino fa venire fuori questa goccia e la forma con le sue stesse mani, quindi stira le ossa di Adamo, gli mette i tendini, gli mette i muscoli, lo copre con la pelle, gli tocca la fronte e gli mette quelle due stelle che sono gli occhi, come fossero ogni queste cose naturali del corpo, fossero un distillato delle qualità divine. È come dire, l'operare delle mani, il moto dei passi, l'opera va dove va il passo, quindi le mani e i piedi che si muovono allo stesso momento. Io spesso volte mi dico, ma perché l'uomo è fatto così e non colà? Se l'uomo è fatto così è proprio perché, se noi ci immaginiamo, non poteva essere più perfetto il corpo umano, perché è un distillato delle qualità di Dio. Allora, tornando a quello che diceva Leonardo, perché è stato fatto, e lui, e poi gli è stata soffiata la vita, e quindi con il respiro, e poi è stata soffiato con l'alito divino la divina volontà, e insieme alla divina volontà come vita di Adamo, che è il dono soprannaturale, Adamo riceveva come corollario di conseguenza anche i doni preternaturali, che erano la sua immortalità,
la sua immunità da ogni malattia, la sua integrità ad ogni forma di male o di peccato, di cosa non pura, e la sua scienza infusa. Allora, in realtà, quello che Adamo, Dio aveva chiesto ad Adamo, era proprio quello, era, dice qui, questo è l'albero della conoscenza del bene e del male. Tu hai accesso all'albero della vita, l'albero della vita è l'umanità di Cristo, che poi si ritrova anche nel libro dell'Apocalisse. Quello che aveva tenuto nascosto ad Adamo era proprio il mistero della procreazione. Per questo lui è nato, non è stato procreato, è nato. Questo è quanto ripete Maria Valtorta ed è interessantissimo, nel senso che così come in un'estasi d'amore Adamo si è svegliato da questa estasi di amore e si è trovato figlio ed ha amato il suo creatore, suo padre, allo stesso modo in un'estasi, in un sopore tutto divino, dall'unione dell'uomo con la donna, doveva moltiplicarsi la specie. Proprio il peccato originale è proprio questo aver voluto indagare il mistero della procreazione, quasi appropriarsi di quel mistero, non mistero della procreazione. Quindi il peccato della carne è il peccato originale, è il peccato della carne, sfortunatamente. Ma dove sta scritto? Dove sta scritto? È brava Valentina, vuole le prove. Vai benissimo, no. Sta scritto in molti in volumi di varie tu non devi credere a quello che ti sto dicendo. No, io ti ringrazio per il no, scusa Marina, il peccato originale è stato la disobbedienza, poi da là sono nati tutto. Sì, è stata la disobbedienza, è vero. E appunto la disobbedienza in che cosa è costituita? Proprio nel non stare lontano da quell'albero della conoscenza del bene e del male, che era una prova, perché come dice Maria Santissima, la prova è la bandiera che dice vittoria, la prova assicura tutti i beni che Dio vuole darci. La prova matura l'anima ad acquisti di grandi conquiste. Oh, com'è bello poter dire io ti ho amato e tu mi hai amato, ma senza della prova non si può dire giammai. Quindi pure Adamo, per giustizia divina, aveva ricevuto tutto, ma doveva avere una prova. Lui, povero allocco, è stato perdonato perché non aveva conoscenza, non aveva, era un ingenuo. Però pure è caduto nella trappola del serpente. E la prova conosceva proprio nel dire tu hai tutto a disposizione, hai la conoscenza, hai la scienza infusa, non soltanto hai la scienza infusa dell'amore divino, delle qualità divine, di tutto quello e di tutto quello che Dio ha messo in ogni cosa creata, ma una volta vivo Adamo, una volta che si muoveva con le mani, con i piedi, con lo sguardo, lui andava a far combaciare, ad arricchire questa sua scienza infusa con la conoscenza esperienziale di tutto quello che già conosceva in sé come dono soprannaturale, nel senso che il suo rapporto con il creato non era altro che provare effettivamente, altro che fede, lo provava, lo toccava, lo vedeva, lo sentiva, tutto l'amore di Dio in tutte le forme possibili e immaginabili. L'amore di Dio chiamato sole, l'amore di Dio chiamato stella, l'amore di Dio chiamato fiore. Infatti era lui che dava i nomi alle cose create. Dare i nomi alle cose create vuol dire riconoscere una cosa, possedere una cosa, appropriarsi della sostanza di un oggetto. Nella tradizione biblica dare il nome vuol dire possedere, dominare. E quindi quando Adamo nominava tutte le cose create vuol dire che lui le dominava. Vuol dire che lui conosceva e riceveva nella maniera completa
intellettuale, spirituale, sensoriale, tutto l'amore, grazie alle conoscenze che gli piombavano addosso come una cascata infinita di amore di Dio da ogni cosa creata. Poverino, stava come sotto le cascate del Niagara, come si doveva muovere quel poraccio? Eppure gli era stato detto, in mezzo a tutto questo, in queste cascate del Niagara, lascia stare quella cascatina lì, non ti avvicinare. E lui, era l'ubbidienza, no? Quindi ha detto, un'ubbidienza piccolina gli è stata chiesta. Infatti, povero Adamo non avrebbe mai disubbidito, in un certo senso. Il nemico non aveva possibilità di scalfire Adamo, perché Adamo era preso in un'estasi costante, era sempre raccolto in Dio, era completamente, come dire, stai sotto le cascate del Niagara e ricevi continuamente nuova conoscenza, nuova grazia, nuovo amore, era in continua estasi e dominava le cose create di fronte a lui. Gli era stata data una compagna, come Dio dice, non è bene per l'uomo essere da solo, era una sorta di eco di Dio che aveva detto non è buono per Dio essere da solo, creiamo l'uomo. Allo stesso tempo non è bello per l'uomo essere da solo, chiamogli una compagna. Allora, la pienezza dei beni e del dono della divina volontà l'aveva avuto Adamo, così come ogni opera divina si fa con una creazione prima, con una sola creatura, e poi questo è il modo di operare divino, e poi si dà a tutte le creature, così come il Verbo si è incarnato una volta, così come c'è solo una Maria Santissima, così l'uomo è stato creato il padre di tutte le generazioni, Adamo, non sono Adamo ed Eva, è Adamo. Allora Adamo doveva cominciare a trasmettere tutto quello che aveva ricevuto con Eva, non tanto come sposo d'Eva, tanto come padre, come istruttore, come dolce padre, come dolce amico, come dolce guida. Doveva cominciare proprio da lei a trasmettere tutti questi doni preternaturali, quindi anche la divina volontà come vita, a tutte le umane generazioni, a cominciare da Eva. Quindi il sornione serpente, nella sua furbizia insuperabile per noi all'occhi, ha capito che non poteva sconfiggere Adamo direttamente, ma l'ha preso dalla sua parte debole. Infatti Eva non era ancora, Eva era colei che veniva istruita, che veniva riceveva gli insegnamenti, riceveva da Adamo la trasmissione di tutti i beni che Dio gli aveva dato. Quindi Eva era più vulnerabile. E quindi il serpente, sappiamo che è andato da Eva a dirgli, ma sai tu che voi potete essere come Dio? Non lo sai, guarda che il frutto sta qui, ma lo sai che voi potete, non lo so, dico qualcosa, creare la vita, eccetera, eccetera. Allora lei ha sentito, ha morso e è andato a porre la questione ad Adamo, che pure il peccato originale non è il peccato di Adamo ed Eva, non è il peccato di Eva, è il peccato di Adamo. Infatti, dice il volume 18, anche se Eva avesse peccato, ma Adamo l'avesse corretta, l'avesse fermata. Se si fosse ricordato che io l'amavo, lui mi avrebbe rivelato e avrebbe corretto Eva. Bellissimo. Infatti, il peccato originale consiste in questo, che Adamo si dimenticò che io lo amavo. In questa frase, io mi dimentico che Dio mi ama, c'è il concorso di tutte e tre le potenze dell'anima, c'è l'intelletto, la memoria e la volontà. Però con la volontà del peccato. Certamente, però con il concorso dell'intelletto e della memoria, perché lui volontariamente si dimenticò, nel senso che volontariamente distolse per un nanosecondo lo sguardo da Dio, quindi volle per un nanosecondo dimenticarsi di che cosa?
di una cosa che il suo intelletto conosceva, non solo conosceva, ma sperimentava tangibilmente, che Dio lo amava. Quindi il peccato originale, come giustamente dice Leonardo, citato perfettamente dai Verumi, è che egli volle dimenticarsi che Dio lo amava. E quindi c'è il peccato ovviamente commesso dalla volontà, libera volontà intelligente, con il concorso delle potenze dell'anima, della memoria e dell'intelletto. Allora lui, bastò questo, cioè lui preso in Dio, Eva con il frutto di questa conoscenza strana da lei acquisita, per un nanosecondo Eva chiama Adamo, lui anziché tenere fisso lo sguardo in Dio e fare un cenno ad Eva, lui per un nanosecondo ha distolto il suo sguardo di Dio e ha guardato Eva, l'ha guardata per un nanosecondo e lì ha voluto, in un certo senso, ha disobbedito, perché ha ceduto a quella chiamata che per lui era, in un certo senso, non si rendeva conto. Per questo Dio è stato così misericordioso con Adamo, immediatamente ha promesso la redenzione, per quanto l'offesa era stata grande, perché lui gli aveva dato tutto, gli aveva dato lo stato di divinità per grazia, come a Maria Santissima, quello che Dio è per natura. Maria Santissima è per grazia, quello che Dio è per natura, Adamo innocente era per grazia, quindi gli doveva tutto, gli aveva chiesto soltanto di non distogliere lo sguardo e di non andare a guardare in quella cascatina come segno di prova. L'amore assoluto non è amore assoluto se non c'è la prova. Allora questa prova è proprio questa conoscenza, questa che veniva appunto da Eva, non direttamente dal maligno, perché Eva era il punto debole di Adamo, Eva era la sua piccola, la sua pupilla, la sua studentessa, la sua figliola, la sua compagna, e forse l'ha scoperta come la metà in un atto che Dio non voleva conoscesse, perché la precreazione doveva forse compiersi in uno stupore di estasi, ma non carnale, sebbene divina, un atto assolutamente di una assoluta altezza, pertanto in uno stupore d'estasi l'uomo e la donna dovevano trovarsi padre e madre. E questo ovviamente non credete a me, c'è scritto in Maria Valtorta, qualcuno se vuole se lo può andare a approfondire, ma a me lo chiarisce molto, ahimè, profondamente. E quindi questo che risponde alla domanda perché è stato creato adulto. Certo. Sì. È vero che si nutriva di luce perché era luce, eccetera, però. Ma il mangiare non aveva bisogno, mangiava così per capire. Però non aveva bisogno di necessità. Mangiava amore di Dio, mangiava tutto, trovava, mangiava nei frutti materialmente, esperienzialmente con i suoi sensi, conosceva, diceva nel volume 18, Adamo conosceva le proprietà di tutte le erbe, sapeva i benefici di tutto, altro che erborista. Adamo dire che mangiavano proprio realmente, quindi non solo spiritualmente. No, mangiava realmente, quello che abbiamo detto all'inizio, alla sua conoscenza infusa con i suoi atti nel paradiso terrestre, i suoi atti come creatura umana fatti nella divina volontà, quindi con il corpo e con l'anima, lui aggiungeva la conoscenza esperienziale di ciò che già conosceva per scienza infusa, e quindi come se non mangiava, guardava, toccava, fabbricava, godeva di tutto. Scusate se ho portato delle riflessioni che non erano importanti, chiedo scusa. No, la riflessione era venuta semplicemente alla domanda di Leonardo, che diceva perché è stato creato adulto. Da quello nella logica e nella conoscenza siamo arrivati alla colpa originale, ma giustamente, come vuole dire.
Sì, sì, no, no, certamente è giusto. Infatti è importante che ci fermiamo sempre all'essenza e che ognuno, se, come e quando vuole, deve approfondire personalmente se ha dei quesiti, se non li ha, appunto, ma come dice Valentina, giustamente, la cosa importante è l'essenza e fermarsi all'essenza della verità della Divina Volontà. Grazie. Grazie. Volume 24, 3 giugno del 28. Le verità sulla Divina Volontà sono scala per salire a Dio. Le ascoltiamo con dolore. L'isolamento dell'amore divino non ricambiato. La volontà divina è il rivelatore dell'uomo. Continuo il mio abbandono nel volere divino, scrive Luisa, e girando in esso la mia povera mente si è trasportata nell'Eden, nell'atto in cui Dio stava formando la natura dell'uomo prima di infonderle l'anima. E pensando al grande amore con cui il Supremo Creatore formava il corpo umano, e che prima che Adamo esistesse, nel formare il suo corpo, lo amava con amore di padre che ama il suo parto, e pensando che non esistendo ancora la vita dell'anima di Adamo, questi non lo ricambiava col suo amore, quindi l'amore divino restava isolato senza la compagnia dell'amore della sua creatura. Onde non era giusto che il suo amore restasse senza il ricambio del piccolo amore di chi tanto Dio amava. Quindi pensavo tra me: la volontà divina è eterna, e ciò che si fa in essa è sempre in atto, né perde mai l'atto presente. Perciò nel fiat, Luisa, questo è il lavoro che fa Luisa, nel fiat, io, e vogliamo farlo anche noi, io voglio anticipare l'amore di Adamo e vezzeggiare il mio creatore col mio amore nell'atto che forma il corpo umano. Allora, nel fiat vogliamo anticipare l'amore di Adamo, prima ancora che sia creato, e vezzeggiare il nostro creatore, padre, col nostro amore nell'atto che sta formando il corpo dell'uomo, della creatura. Voglio fare eco al suo amore per dirgli: nel tuo volere sempre ti ho amato, anche prima che tutte le cose esistessero. Onde, mentre ciò d'altro pensavo, il mio sempre amabile Gesù mi ha stretta forte nelle sue braccia dicendomi: figlia mia, come ne son contento che ti ho manifestato le tante verità sul mio volere divino. Tutte le mie verità, dette di sopra di esso, sono scale. Tu, per salire negli atti del mio eterno volere, per trovare in atto il primo atto nostro che tiene virtù di essere sempre presente e darci la gioia, la felicità del ricambio del tuo amore, e noi per scendere verso di te per cercare la compagnia di colei per cui operavamo ed amavamo tanto. Questa creatura che sarebbe verso Dio, questa maledizione, Dio che scende verso la creatura. Com'è dolce la compagnia di chi si ama, essa è piena di gioie indimenticabili. E come altrettanto amare l'isolamento e non godere la presenza di chi tanto si sospira, si ama e per la quale si opera. Noi, mentre formavamo la natura dell'uomo, prima di infondergli la vita, facevamo come un padre e una madre quando dorme suo figlio, che presi da tenerezza ed amore irresistibile, vagheggiano, baciano e stringono al loro seno il figlio che dorme. E il figlio, siccome dorme, non ne sa nulla. Se sapessi, figlia mia, quanti baci, quante strette amorose demmo alla natura umana prima che le dessimo la vita. E fu nella foga del nostro amore che, alitandolo, gli demmo la vita dandogli l'anima e al corpo il respiro, il palpito, il calore. Sicché il respiro che tu senti è nostro. Il palpito che ti batte nel cuore, lo dice anche noi, ma soltanto Luisa, il respiro che tu senti è nostro, il palpito che ti batte nel cuore è nostro. Il calore che tu senti
e il tocco delle nostre mani creatrici che, toccandoti, ti infuse il dolore. E come tu respiri, noi sentiamo il nostro respiro che respira in te. Come palpita il tuo cuore, così sentiamo il nostro palpito di vita eterna che batte in te. E come senti il calore, è il nostro amore che circola in te e continua la sua opera creatrice e conservatrice a riscaldarti. Tu devi sapere, figlia mia, che il nostro volere è il rivelatore dell'opera della creazione. Esso solo può rivelarne tutti i segreti d'amore nascosti nella creazione. Adamo non seppe tutto, quanti stratagemmi e finezze amorose mettemmo nel crearlo, l'anima e il corpo. Quindi scienza infusa, però, come per me le sapessi, scienza infusa, però, non è che sul momento aveva tutto, seppe tutto, per esempio. Ogni atto che faceva in più la somiglianza in più, se quindi prendere sempre più se Dio che la scienza. La nostra più che paterna bontà preparava tante nuove sorprese al nostro figlio amato e il nostro volere divino ne prendeva l'impegno di fargli il rivelatore. Come se sottrasse Adamo perdette il rivelatore e perciò non si sa quanto l'amammo e tutto ciò che facemmo per lui nel crearlo. Appunto, già, non lo sappiamo perché come si trova dal galante. Adamo perdette il rivelatore, perciò non si sa quanto l'amammo e tutto ciò che facemmo per lui nel crearlo. Perciò sentiamo l'irresistibile amore che il nostro Fiat venga a regnare come in cielo così in terra, affinché, dopo tanti anni di silenzio e di segreti, dia sfogo alle sue lampe e ritorni a fare il rivelatore della creazione, perché poco si conosce di tutto ciò che facemmo nel creare l'uomo. Quante sorprese tiene da dire, quante gioie e felicità da comunicare. Quindi solo vivendo nell'atto unico si può capire, si ritorna a capire ancora una volta di prendere questa conoscenza, l'esistenza di questo amore e di cambiare senso di la mia volontà è il libro della creazione, perciò è necessario, per sapersi e poterlo leggere, il suo regnare in mezzo alle creature. La volontà umana tiene come addormentato il povero uomo. Lui dorme e il suo sonno gli impedisce di sentire e di vedere tutte le carezze e finezze d'amore che gli fa il suo Padre Celeste, le sue sorprese che gli vuol far conoscere. Il sonno gli impedisce di ricevere le gioie, la felicità che gli vuole dare il suo creatore e di comprendere il suo stato sublime della sua creazione. Povero uomo, assonnato per il vero bene e sordo per ascoltare dalla mia volontà, che è il suo rivelatore, ascoltare la sua nobile storia, la sua origine, la sua altezza e bellezza meravigliosa. E se veglia, sente, e per il peccato, per le sue passioni o per cose che non hanno un principio eterno, non per ascoltare le meraviglie della mente nella creazione. Fa proprio come il bimbo che dorme, che se si sveglia, piange, prende picci e mette in croce il povero padre, che è quasi dolente ad avere un figlio così irrequieto. Invece di ascoltare l'amore infinito del padre per lui. E perciò il mio volere divino sta rivelando tante sue conoscenze per destare l'uomo dal suo lungo sonno, affinché, svegliandosi, nel mio Fiat perda il sonno dell'umana volontà e riacquista ciò che perdette e può sentire i baci, l'amore, le strette amorose che gli fa al suo seno il suo creatore. Sicché ogni conoscenza che riguarda la mia volontà divina è un richiamo, è una voce che emetto, è un grido che mando per svegliare l'uomo dal sonno dell'umano volere. Sì, mi colpisce quello appunto che abbiamo letto.
che nella Divina Volontà ci sono tutte queste conoscenze, però per averle bisogna entrare dentro, non si riesce ad averle se si resta fuori. E quindi la povera umana volontà che si affanna per ottenere tante conoscenze, tante scienze, tante cose, in realtà non comprende nulla. Soltanto riconoscendo l'impotenza della nostra umana volontà, fondendoci, entrando proprio fisicamente, se possiamo immaginare di entrare dentro questo spazio infinito di volontà divina dove ci sono tutti gli atti, è soltanto lì che noi la nostra volontà umana, espandendosi nella divina, fondendosi nella divina, riceve i recettori per poter ricevere la rivelazione della volontà divina. In questo caso Luisa, per esempio, e fa saltare Gesù di gioia, che tante volte le aveva detto: tu devi andare al principio, la tua strada è lunga, il tuo cammino è eterno, dall'origine dell'uomo fino al compimento della creazione. Adesso Luisa entra non perché qualcuno gliel'ha suggerito, non perché per curiosità, ma per necessità, stando dentro l'eterno volere. Lei entra in quell'atto in cui Dio sta creando l'umanità dell'uomo, prima ancora che Adamo avesse la coscienza della volontà, dell'intelletto, della memoria infusa in lui, mentre Dio ancora gli stava stendendo le ossa, i nervi, i tendini, la pelle, gli occhi, la bocca. Luisa, stando nell'eterno volere, vede questo atto come tutti quanti gli atti, nella stessa volontà, nell'atto unico, sono tutti presenti, e sente quasi il diritto dovere di giustizia e di necessità, così come lei ha fatto quell'altro atto alcune settimane fa, entrava nell'incarnazione del Verbo come atto di giustizia, di necessità, così adesso entra nella creazione dell'uomo. Prima ancora che l'uomo potesse dire: Padre mio, ti amo, ti conosco, ti adoro e ti ringrazio, e lei compie questo atto eterno, mentre Dio sta stendendo il corpo di Adamo. E questo possiamo dire che è un esempio di come nella Divina Volontà lo Spirito Santo, che è il fattore di questo terzo Fiat, può finalmente dispiegare e versare dentro l'anima, all'interno della Divina Volontà, i doni settemplici, il dono della conoscenza, il dono dell'intendimento. Luisa ha conoscenza, ha questa scienza che le viene data, e la vuole subito applicare con il suo atto esperienziale nel dare a Dio ritorno di gloria e di ringraziamento mentre egli crea Adamo. E quindi: come sono contento, dice Gesù, come sono felice, come sono contento che ti ho manifestate tante verità. Finalmente la rivelazione di Dio si rivela a chi possiede il ricettore per poterla comprendere in tutta la sua pienezza. E quindi all'interno della Divina Volontà siamo all'interno dello Spirito Santo, che ci dà il dono della conoscenza e dell'intendimento per capire l'origine e lo scopo di tutte queste verità. Al di fuori della Divina Volontà c'è la curiosità maliziosa, c'è il desiderio di conoscere per farsi grandi, per farsi superiori agli altri, per alimentare l'orgoglio e la superbia. Vediamo tutte le presunte i successi della scienza e della conoscenza, tant'è vero che non sono arrivate a capire niente e hanno addirittura ipotizzato, per suggerimento del demonio, che l'uomo derivi da un animale piuttosto che questa creazione in cui la vita stessa si effonde nell'uomo, gli stendo prima il corpo e poi, rapita dalla bellezza di questo creato, gli infonde la vita con l'intelletto, la memoria, la volontà, i sensi e poi anche il dono della Divina Volontà. Gesù Luisa, niente effetto della creazione dell'uomo, del capolavoro della potenza creatrice,
dove l'Eterno non a spruzzi, ma a onde, a fiumi gettava il suo amore, la sua bellezza, la sua maestria. E preso da eccesso d'amore, metteva se stesso come centro dell'uomo. Ma lui ne voleva una degna abitazione. Che fa dunque questa maestà increata? Crea l'uomo a sua immagine e somiglianza. Dal fondo del suo amore vi trae un respiro, dal fondo del suo amore vi trae un respiro. In questo respiro di Dio viene, e col suo alito onnipotente vi infonde la vita, dotando l'uomo di tutte le sue qualità, proporzionate a creatura, certo, facendolo un piccolo Dio. Sicché tutto ciò che vedi nel creato era un bel nulla a confronto della creazione dell'uomo. Oh, quanti cieli, stelle, soli più belle dell'Eterno stendeva nell'anima creata! Quanta varietà di bellezza, quante armonie! Basta dire che mirò l'uomo creato e lo trovò tanto bello da innamorarsi, e geloso di questo suo portento, lui stesso si fece custode e possessore dell'uomo, e disse: «Tutto ho creato per te, ti do il dominio di tutto, tutto è tuo e tu sarai tutto mio». Tu non tutto potrai comprendere i mari d'amore, le relazioni intime e dirette, la somiglianza che corre tra creatore e creatura. Ah, se la creatura conoscesse quanto è bella la sua anima, quante doti divine contiene, e come tra tutte le cose create sorpassa tutto in bellezza, in potenza, in luce, tanto che si può dire è un piccolo Dio, è un piccolo mondo che tutto in sé contiene. Se lo comprendesse, oh, come lei stessa, si stimerebbe di più e non imbratterebbe con la più leggera colpa una bellezza sì rara, un prodigio così portentoso della potenza creatrice. Ma la creatura, quasi cieca nel conoscere se stessa, molto più cieca nel conoscere il suo creatore, si va imbrattando tra mille sozzure da sfigurare l'opera del creatore, tanto che stentatamente si riconosce. Pensa qual è il dolore nostro, il nostro dolore. Perciò vieni nel mio volere ed insieme con me vieni a sostituirti per i nostri fratelli innanzi al trono dell'Eterno, per tutti gli atti che dovrebbero fare per averli creati come un prodigio d'amore della sua onnipotenza, eppure così grati. Luisa commenta: in un istante ci siamo trovati innanzi a questa maestà suprema e a nome di tutti abbiamo espresso il nostro amore, il ringraziamento, l'adorazione per averci creato con tanto eccesso d'amore e dotato di tante belle qualità. Ah, siamo davanti alla maestà suprema insieme a Gesù nel volere. Perché Dio riconosce all'uomo, riconoscendo le sue qualità divine, quindi quelle amava se stesso, la qualità divina, leggendo nel volume 29 settembre 29 del 31 scopriamo quale doveva essere la crescenza della creatura innanzi alla maestà divina e come il vivere nella divina volontà è dono che Dio farà alla creatura. Signora Luisa, stavo facendo il mio giro nella divina volontà per seguire i tanti suoi atti fatti per amore nostro e giunta nell'Eter, logicamente se voleva commentare Marina il brano che abbiamo... No, no, giusto una cosa, nella sequenza dei passi, no? Eravamo passati dal volume 24 al 12. Ed è interessante vedere come negli scritti di Luisa, questo magari noi non ce ne accorgiamo perché andiamo di qua e di là, però se li vediamo nella loro interezza, nella loro progressione, è proprio il volume 24
per giugno del 28, in cui Gesù comincia molto a parlare della creazione dell'uomo, degli atti di Adamo innocente, eccetera. Qui nel volume 12 Gesù dice a Luisa, quasi per scherzare, dice, no, non hai detto niente della creazione dell'uomo, del capolavoro della potenza creatrice. Gesù e Luisa non è che ne sapesse molto, quindi Gesù dice, ah, non hai detto niente, adesso ve lo dico io. Perché nel febbraio del 1919, diciamo a metà del volume 12, sono un po' quei primi passi in cui Gesù invita Luisa a fare quello che fa l'umanità sua di fronte all'Eterno. E quindi dice, guarda, l'Eterno mentre mette fuori tutta la macchina della creazione, guarda, vieni a riparare con me per tutte le creature. Quindi Luisa acquista la dimestichezza pian piano, in questo periodo, a fare atti eterni nel nome, in nome di tutti e per tutti, nell'onnipotenza, eternità, infinità della divina volontà, insieme, unita all'umanità di Gesù, verso l'Eterno, di fronte al Padre. E quindi Gesù ha voluto mettere qui anche quest'atto della creazione dell'uomo, anche se poi successivamente, per i successivi 7-8 anni, lì andrà ad approfondire il tema della creazione dell'uomo. Ed è bella quella specie di preghiera che tu, quell'esortazione che ci dice, ah, umana volontà, creatura, se sapessi quanto sei bella, se sapessi che cosa ti ha messo il creatore, tanto che sorpassi tutti in bellezza e in luce, si può dire che sei un piccolo Dio, che sei un mondo che contiene tutto dentro di sé, ah, se lo sapessi, non ti macchieresti. E ti stimeresti molto di più. Com'è bello che la creatura dice, io so come mi ha creato Dio, per cui mi stimo, per cui mi amo, perché Dio mi ha creato, ti stimeresti molto di più e non imbratteresti con la quarta più leggera una bellezza così rara, un portento così portentoso della potenza creatrice. È bello dire, quando noi conosciamo nella divina volontà, per questo è così importante la conoscenza della creazione dell'uomo, perché vediamo la dignità di noi stessi, per questo le teorie dell'evoluzione minano alla base fondamentale il cristianesimo e il vivere nella divina volontà, perché soltanto se noi sappiamo l'amore che ci ha messo Dio nel creare l'uomo, noi ci stimiamo come piccoli dei figli del Dio vivente e non stiamo a rotolarci nel fango con tante teorie e sozzure incredibili. E quindi la conoscenza aumenta non solo l'amore, aumenta l'amore di Dio, ma aumenta l'amore che noi dobbiamo avere verso noi stessi e il rispetto che dobbiamo avere verso noi stessi e la riverenza che dobbiamo avere l'uni verso gli altri. Volume 29 settembre del 31. Scrive Luisa, stavo facendo il mio giro nella divina volontà per seguire i tanti suoi atti fatti per amore nostro e giunta nell'Eden mi sono fermata in quell'atto in cui Dio creava l'uomo. Che momenti solenni, che foga d'amore. Sì che quell'atto si può chiamare un atto purissimo, completo, sostanzioso, non mai interrotto d'amore divino. Quindi l'uomo fu formato, ebbe principio, nacque nell'amore del suo creatore. Era giusto che doveva crescere come impastato e alitato come una fiammella dal soffio di chi tanto l'amava. Ma mentre ciò pensavo, il mio dolce Gesù, visitando la piccola anima mia, mi ha detto: la creazione dell'uomo non fu altro che uno sbocco del nostro amore, ma tanto che l'uomo non lo potette ricevere tutto dentro di sé, non avendo capacità di poter chiudere nel suo interno un atto di colui che lo usciva alla luce. Onde il nostro atto rimaneva dentro e fuori di lui, affinché gli potesse servire di alimento per poter crescere innanzi a colui che con tanto amore lo aveva creato e che tanto l'amava. E siccome non fu il solo nostro amore che sboccò nel creare l'uomo, ma tutte le nostre qualità divine,
Quindi sboccò la potenza, la bontà, la sapienza, la bellezza e così di seguito. Perciò il nostro amore non si contentò di amarlo, ma sboccando tutte le nostre qualità divine, restava la mensa sempre preparata e a disposizione dell'uomo, in modo che ogni qualvolta il volesse, potesse venire a sedersi a questa mensa celeste per alimentarsi della nostra bontà, potenza, bellezza, amore, sapienza, e così crescere innanzi a noi con le nostre stesse qualità divine, col modello della nostra somiglianza. Ed ogni qualvolta veniva la nostra presenza per prendere i nostri sorsi delle nostre qualità divine, noi dovevamo cullarlo nelle nostre ginocchia per fargli prendere riposo e fargli digerire ciò che aveva preso, affinché potesse di nuovo alimentarsi dei nostri blocchi, sbocchi divini, per formare la sua crescenza completa di bontà, di potenza, di santità, di bellezza, come il nostro amore lo desiderava e il nostro volere lo voleva. Noi, le tre divine persone sempre, quando facciamo un'opera, è tanto il nostro amore che tutto diamo e prepariamo affinché nulla manchi alla nostra opera creatrice. Facciamo opere compiute, non mai a metà. E se qualche cosa pare che manchi, è la parte della creatura che non prende tutto ciò che noi abbiamo messo fuori per suo bene e per gloria nostra. Il vivere nella mia volontà è un dono che facciamo alla creatura. Dono grande che supera in valore, in santità, in bellezza, in felicità, tutti gli altri doni, in modo infinito ed inarrivabile. Quando facciamo questo dono sì grande, non facciamo altro che aprire le porte per farla posseditrice dei nostri possedimenti divini, luogo dove non più hanno vita le passioni, i pericoli, né nessun nemico le può nuocere o farle del male. Questo dono conferma la creatura nel bene, nell'amore, nella stessa vita del suo creatore. Il creatore resta confermato nella creatura. Quindi succede l'inseparabilità tra l'uno e l'altro, che quell'unità, entriamo veramente in quell'unità, no? Che nelle stesse tre divine persone. Riprende il pensiero, questo dono conferma la creatura nel bene, nell'amore, nella stessa vita del suo creatore. Il suo creatore resta confermato nella creatura. Quindi succede l'inseparabilità tra l'uno e l'altro, tra creatore e creatura. Con questo dono la creatura si sentirà cambiata la sorte, da povera a ricca, da malata perfettamente guarita, da infelice si sentirà che tutte le cose si cambiano per lei in felicità. È questo che vogliamo dare alle creature, la nostra volontà come dono, perché guardandola e possedendola come cosa propria, riuscirà facile a farle formare il suo regno. Questo dono fu dato all'uomo nell'Eden ed ingrato ce lo respinse, ma noi non mutammo volontà, lo teniamo a riserva. E ciò che uno, Adamo, primo uomo, ci respinse, con grazie più sorprendenti lo teniamo preparato per darlo agli altri. Perciò ci vogliono grandi preparazioni da parte delle creature, conoscere il gran bene del dono per sospirarlo. Ma tempo verrà che la nostra volontà sarà posseduta come dono dalla creatura. Ah, voglio che mi sia questo tempo, Signore. Tutto dono tuo. Io adesso comincio a accennare dello ascoltare. Però volevo, se si sente, no, soltanto dire che come il crescete e moltiplicatevi, pronunciato da Dio nel paradiso, prima
prima ancora, il moltiplicatevi a livello, diciamo, di moltiplicazione delle creature, del genere umano, naturale, è soltanto il simbolo, quello è soltanto il riflesso naturale visibile del vero crescete e moltiplicatevi. Il crescete e moltiplicatevi, pronunciato da Dio, si riferisce proprio a questo, e che con il dono della divina volontà, la divina volontà, con gli atti della creatura fatti in essa, ci dà la crescenza della creatura di fronte a Dio, il crescere della creatura di fronte a Dio in tutte le qualità divine: sapienza, bellezza, potenza, conoscenza. Questa crescenza della creatura di fronte alla maestà l'ha fatta pure Gesù, infatti lo dice anche il Vangelo: egli ritornò con sé e continuò a crescere in grazia e sapienza agli occhi degli uomini e anche agli occhi di Dio. È chiaro che la divinità di Gesù non era suscettibile alla crescenza, ma la sua umanità sì, perché, come diceva Gesù, se sapessi i mari di grazia, di amore che io ingoiavo, che la mia umanità ingoiava, volume 13, in ogni atto che io facevo nella divina volontà. Quindi, non soltanto Adamo interruppe questa crescenza, Nostra Madre Santissima ebbe questa crescenza, l'abbiamo visto qualche settimana fa. I mari di amore, di potenza e di sapienza della Trinità si misero intorno a lei, non solo per concepirla, non solo per proteggerla, ma anche per farla crescere in ogni atto che ella facesse nella divina volontà. Quindi la crescenza dell'anima della creatura nella divina volontà è una condizione necessaria. Ogni atto fatto nella divina volontà non può non farci crescere nella divina volontà, perché è cibo in più che ingrediamo di vita divina, sapienza in più, potenza in più, bellezza in più, che ci fanno crescere. E quindi è cresciuta Nostra Madre Santissima e continuava a crescere, tant'è vero che quando è stata assunta in cielo i cieli si sono svuotati, non la potevano contenere per quanto era grande. Conteneva tutta la divina volontà e tutte le opere di Dio. È cresciuta anche l'umanità di Gesù, come sappiamo, è cresciuta dinanzi agli uomini e dinanzi a Dio in grazia e bellezza, quindi in tutte le qualità divine. E cresce anche Luisa, però sappiamo che nella divina volontà è una crescenza della divinità divina in noi, mentre l'anima in sé, col suo umano volere, resta sempre neonata. Perché l'umana volontà non cresce, l'umana volontà resta neonata, è sempre sotto l'atto della divina, perché l'unico atto che fa l'umana volontà è: prendi la mia volontà, dammi la tua, prendi la mia volontà, dammi la tua. Quindi questo è l'atto eterno, unico, che l'umana volontà fa, l'atto eroico, quello di rimanere sempre neonata, mentre la volontà divina nell'anima cresce sempre di più con tutte le sue qualità divine e la sua vita divina. Grazie. Grazie a te. No, è bellissimo, cioè, sia quello che Vilma, grazie, cioè tutte queste cose, questi modi diversi del fondersi. E giusto per dire, no, ogni anima lo fa in modo diverso e può cominciare da un punto o da un altro. Mi è venuto in mente, e non so se mi sbaglio, mi pare che nel volume 17, a proposito del dolore per i peccati, addirittura Luisa va in tutte le cose create e urla in ciascuna cosa creata: dolore, perdono, dolore, perdono. E sul cielo che pulsa con quel... è incredibile tutto quello che l'anima può fare in tutte le cose create, in tutti gli atti. Luisa, quando non sapeva niente, allora metteva il suo ti amo, ed è la cosa più facile per noi, e diceva: ma io che faccio? Metto sto ti amo? E Gesù dice: no, no, ne devi mettere trilioni di ti amo, perché il ti amo dà il diritto di possesso. Allora, quando le cose create sentono il ti amo della creatura, dicono: tu mi possiedi, hai la sostanza di me, puoi fare di me quello che vuoi, puoi darmi voce, puoi darmi ragione. Allora il ti amo dà il diritto di possesso. Il diritto di possesso ci fa conoscere quello che la divina volontà fa in quella cosa creata, che ne fa a trilioni di cose. E la compagnia, e ci fa fare compagnia a Gesù in quella cosa creata,
facciamo quanto nel sole. Gesù, che stai facendo adesso nel sole? Dice, sto illuminando con l'unità della luce, sto abbagliando tutte le creature per distoglierle dal peccato, o piuttosto sto dando vita a tutta la creazione, sto ponendo la benedizione della Santissima Trinità su ogni creatura. Oppure noi stessi possiamo, con la pulsazione del sole, e così come di ogni cosa creata, volerci dolere dei peccati nostri e di tutti, e il sole in ogni pulsazione di luce grida dolore, perdono, e così lo fanno le stelle con il loro scintillio, con la loro luce quasi malinconica, dolorosa, dolorata, così lo fa la luna con quella luce che dà un po' di luce nel buio della colpa, ed è quell'unica luce che ci guida nella notte della colpa per trovare l'alba del perdono e della grazia. Quindi tutta la notte la luna dice dolore, perdono. Allora questo lo si fa, è bello che Luisa mi pare lo fa, e quindi ci dà un'idea di quanto è smisurata la varietà di atti che possiamo fare nella divina volontà. Addirittura poi dopo la compagnia Gesù vuole il possesso, quindi Luisa vuole che Luisa possieda ogni cosa creata. Ovviamente se io la possiedo una cosa, la posso inglobare in me, e quindi Gesù dice siamo partiti dal ti amo, no? Il piccolo ti amo dà il diritto di possesso. Il diritto di possesso ci fa tenere la compagnia, la divina volontà in quello che fa. Se io so quello che fa e la possiedo, me la mangio, la contengo in me, e quindi in me si forma l'espansione dei cieli, il dolce amore materno della luna, quindi tutta la creazione con tutto quello che è la divina volontà la inglobo, la includo in me. Dopo la includo in me, talmente ho tale diritto che posso far fare la divina volontà quello che vuole, quello che voglio. E che cos'è che voglio? La cosa più importante che voglio è dire dammi il tuo regno. Luisa, dopo aver fatto trilioni di giri nella creazione, nei mari di Maria Santissima, che sono i mari di dolore, mari di potenza, di sapienza, di amore, di preghiera, di virtù, di gioia, di dolore, di gloria, in tutti gli atti dell'umanità di Gesù, addirittura nell'Antico Testamento, nell'ordine della grazia dello Spirito Santo, dopo aver fatto questi trilioni, quello che acquista talmente tale potere e dimestichezza che dice io adesso voglio creare quello che hai creato per me, e voglio, ti uso le tue stesse cose create, do ragione e voce a tutti i tuoi atti nella creazione, gli atti spirituali in Gesù e in tutte le anime, per chiederti quello che voglio. Cosa voglio? Dammi il tuo regno, dammi il tuo regno. Ed ecco che così come Maria Santissima fece questo, e proprio perché fece questo ininterrottamente in 15 anni di vita, ottenne che l'Eterno Verbo si incarnasse come un piccolo agnellino, dice non posso resistere, le tue preghiere sono comandi, la tua voce è catena che mi lega, dice la Santissima Trinità, le tue lacrime imperano sul mio essere divino, dimmi che vuoi, vieni, fiat mihi, boom. Allora lei ha comandato, i cieli si sono abbassati. Questo in virtù di quello che stiamo facendo noi, proprio la stessa cosa, entrare in tutte le cose create, entrare in tutti gli atti dell'Antico Testamento, negli atti di Adamo innocente, negli atti dell'umanità di Cristo, nell'ordine e la grazia dello Spirito Santo, negli atti di Maria Santissima, per ottenere quello che vuole la Divina Volontà e che voglio io. Allora mi piace che noi ci soffermiamo lungamente, minuziosamente, puntigliosamente a fonderci passo per passo, atto per atto, parte per parte nell'umanità di Gesù, che è di fatto l'inizio del giro dell'anima. Poi in realtà dovremmo continuare, ma questo è l'inizio per dire noi siamo seri e ci costituiamo atto di ogni atto di creatura, palpito di ogni palpito di creatura, grido di dolore e perdono per ogni pentimento dopo la colpa in ogni creatura. E questo lo possiamo fare, come giustamente diceva Carla, come sta facendo Vilma nel modo in cui lo Spirito Santo la ispira adesso, e come suggerisce Grazia, perché ci sono altri modi infiniti,
lo facciamo in infiniti modi diversi. Ecco, scusate, questa è piuttosto una preghiera di ringraziamento, perché sento la potenza della Divina Volontà che opera in questa fusione che stiamo facendo. Nostro Signore, in tutte le cose da lui create, a pagina 32 della racconta di Brani, con la selezione di Brani di Adamo, pagina 32, volume 20, 29 ottobre del 26, Nostro Signore in tutte le cose da lui create accentrava il suo amore verso l'uomo. Sboccò d'amore nel creare l'uomo e il Fiat. Il Fiat lo faceva vivere ai riflessi del suo creatore. Sboccò d'amore nel creare l'uomo. Tutto questo amore sta nella creazione, che giustamente attende il ricambio del nostro amore. Ecco perché poi dovrei perdono per tutto questo vuoto d'amore, quanto ti ricatti da me. Stavo continuando il mio giro in tutta la creazione per seguire ciascun atto della volontà suprema in ciascuna cosa creata. Stavo detto adesso. E il mio sempre amabile Gesù è uscito da dentro l'interno per accompagnarmi in tutto lo spazio della volta dei cieli. E come giungevamo a ciascuna cosa creata, Gesù aveva dei sussulti di gioia e di amore, e poi soffermandosi mi ha detto: figlia mia, io creai il cielo ed accentrai il mio amore verso dell'uomo nel cielo, e per dargli maggior diletto lo tempestai di stelle. Io non amai il cielo, ma l'uomo nel cielo, e per lui lo creai. Come fu forte e grande il mio amore nello stendere sul capo dell'uomo questa volta azzurra. Scusa un attimo, perché io al 32 non ce l'ho più. È diverso. Sono pagina 32. Ornata di fulgidissime stelle, allora come fu forte e grande il mio amore nello stendere sul capo dell'uomo questa volta azzurra, ornata di fulgidissime stelle, come un suo padiglione che né re né imperatori ne possono avere le quali. Ma non mi contentai di centrare il mio amore nel cielo verso dell'uomo, che doveva servire per puro diletto, volendomi dilettare in amore con lui. Grazie, padre. Volli creare il sole, accentrando verso dell'uomo tanto amore nel sole. Io amavo l'uomo nel sole, non il sole. E perciò io mettevo in esso amore di necessità, perché era necessario il sole per la terra, che doveva servire alle piante, al benessere dell'uomo. Amore di fuoco, che doveva riscaldarlo. Tutti gli effetti che produce questo pianeta, che sono innumerevoli, miracolo continuo che sta nella volta dei cieli e che scende sulla sua luce a bene di tutti, con la sua luce a bene di tutti. Tante specialità d'amore centrai nel sole verso dell'uomo, per quanti beni e effetti produce. Oh, se la creatura facesse almeno attenzione al mio amore che gli porta il sole, come mi sentirei felice e contraccambiato del grande amore che ho messo in questo mio relatore divino e portatore del mio amore, della mia luce. Se la mia suprema volontà operava costituendosi vita in ogni cosa creata, per darsi anche per mezzo di essa come vita alle umane generazioni, il mio amore, facendo la sua via nel mio eterno Fiat, mi accentrava per amarlo. Sicché in ogni cosa creata, nel vento, nel mare, nel piccolo fiore, nell'uccellino che canta, in tutto io accentravo il mio amore, affinché tutti li portassero amore. Ma per sentire e comprendere e ricevere, sentire, comprendere e ricevere questo mio linguaggio d'amore, l'uomo doveva amarmi, altrimenti sarebbe stata tutta la creazione come muta per lui e senza vita. Ora, dopo che il tutto creai, formai la natura dell'uomo con le mie stesse mani creatrici. Possiamo andare avanti o... Sì, volevo solo sottolineare nell'ultimo rigo del paragrafo precedente, come hai detto, Dio nel creare tutte queste cose accentrò, come ci dice Gesù, tutto quanto il suo amore,
e canali di comunicazione, di grazia, di conoscenza, tutto quello che doveva servire a rendere l'uomo felice sulla terra, è contenuto nella creazione. Però dice, affinché l'uomo potesse sentire, comprendere e ricevere questo linguaggio d'amore, che è contenuto nella creazione, l'uomo doveva amarmi. Questa ci fa vedere in modo così semplice il motivo per cui i giri che Gesù insegna a Luisa nella creazione, la prima cosa che gli insegna è mettere il ti amo, perché è proprio, è la prima cosa, Luisa non può, non ha ancora quei recettori per poter capire che cosa fa la divina volontà in quelle cose create, quale tipologia, speciosità, specialità di amore, di grazia, di conoscenza, di nutrimento, di vita divina c'è in ogni singola cosa creata. Per sviluppare questi recettori deve imparare, per imparare quel linguaggio di amore deve amare. E quindi questo spiega il perché, che può sembrare quasi una cosa puerile, dice, ma che modo puerile, dice Luisa, di pregare, ma che sto combinando, vado in giro tutte le cose e metto il mio ti amo, dice, no Luisa, vai, continua, il tuo ti amo è necessario, e perché si forma in te la conoscenza di quel linguaggio d'amore per poter ricevere l'amore di quelle cose create, per poter comprendere che cosa fa la divina volontà in quelle cose create, quindi per poterle possedere, per poterle fagocitare e per poterle usare, internalizzare e usare come tu vuoi nella divina volontà. Quindi l'uomo però per fare questo doveva amarmi. Ecco l'importanza del piccolo ti amo come inizio, i primi passi del giro in ogni cosa creata e in ogni atto di Gesù, che Gesù insegna a Luisa. E questo è il punto che volevo fare, mi sembra molto importante. Quindi diventa un nutrimento per l'uomo attraverso questi canali. Noi ci nutriamo di amore di Dio, lo facciamo nostro per ridare a Dio attraverso questi canali lo stesso amore suo. Certamente, e allora per poter ricevere questo, tutto quello che Dio ci manda attraverso ciascuna cosa creata, che sono trilioni di sfaccettature diverse del suo amore, canali di conoscenze, di grazia, infinite, noi dobbiamo comprendere questo linguaggio, il linguaggio della creazione, il linguaggio divino che la divina volontà opera nella creazione, questo badiamo bene. E al di là diciamo delle spiritualità umane in cui per esempio Francesco di Assisi, con la sua piccolezza, con la grazia, aveva intuito e sentiva per grazia divina, tramite lo Spirito Santo, il suo legame di fratellanza con ogni cosa creata e lodava il Signore in ogni cosa creata. Ora però, questo è un po' il secondo livello, come dire, il primo livello è la cosa creata in sé. Quindi la luce oppure il filo d'erba con le sue molecole, con la sua struttura, oppure l'acqua con l'ossigeno, l'idrogeno e come è costituita, quella è la cosa creata in sé. La seconda cosa è lo scopo per cui quella cosa creata è, quella cosa è stata creata, quindi l'acqua per irrigare, per dissetare, per fare tante altre belle cose. E queste le aveva intuite, le vedeva con, tramite lo Spirito Santo, il dono di conoscenza, il Santissimo Francesco di Assisi. Però c'è un terzo livello che il Santo Francesco non poteva ancora, e oggi è contentissimo perché lo fa tramite noi, con noi, non poteva ancora arrivare, che l'operare della divina volontà, l'atto conservante della divina volontà in ogni cosa creata, è quello che di divino, il nutrimento divino, la conoscenza divina, la grazia, le sfaccettature di amore, il nutrimento che serve alla divina volontà in noi, che Dio ha messo in ogni cosa creata. Questo linguaggio, questi canali si possono aprire soltanto se noi stiamo dentro la divina volontà, se noi apprendiamo questo linguaggio, se noi ci mettiamo dentro fondendoci nella divina volontà, altrimenti, come dice la Bibbia, povera creazione,
muore e si duole di doglie di parto, perché resta, come dire, confinata all'inutilità, non può dare quello per cui è stata creata. È come una donna che ha un parto di nutrimento divino, di conoscenza divina, che serve a nutrire la divina volontà nelle creature, e non lo può partorire, perché le creature non lo possono ricevere. Allora, proprio entrando nella divina volontà, noi facciamo in modo che finalmente la creazione possa partorire tutto quello che contiene. E la creazione, ogni cosa creata, siccome noi siamo stati fatti per Dio, ma la creazione per noi, la creazione in ogni cosa creata ha un unico scopo: tenerci, metterci e nutrirci in quel punto per cui noi siamo stati ordinati, nel punto della divina volontà operante e vivente in noi, e alimentare la vita della divina volontà dentro di noi. Questa è una conoscenza divina, questo è il vero scopo del girare negli atti della divina volontà, non soltanto nella creazione materiale, ma nella creazione degli atti di Gesù nei mari di Maria Santissima, perché è l'unico nutrimento possibile che la vita della divina volontà può ricevere per crescere, ovvero sia volontà divina, nutrimento che Dio stesso ha messo in tutta la creazione. Quindi adesso che San Francesco si è rotto questo codice, può entrare, se noi lo chiamiamo nei nostri atti, lui benedice la divina volontà e dice: finalmente Signore, tu hai manifestato il linguaggio della divina volontà nelle cose create, e io posso insieme alle creature girare in tutta la creazione e arrivare al compimento di quei giri che io facevo per intuizione di Spirito Santo, per senso di fratellanza con tutte le cose create, ma adesso finalmente noi possiamo ricevere tutto quello che ciascuna cosa creata contiene. E così come, non lo so, il cibo nutre il corpo, ogni cosa creata è cibo alla vita della divina volontà in noi, altrimenti non cresce, non c'è la crescenza divina che ci fa crescere dinanzi agli uomini, dinanzi a Dio, in grazia e sapienza, come crebbe l'umanità di Gesù e come crebbe Maria Santissima, che non si nutriva altro che di giri nella divina volontà, tant'è vero che quando gli atti raggiunsero il compimento ottenne che il Verbo Eterno si incarnasse con una potenza, quasi con una autorità assoluta che la divina volontà aveva in lei. Basta, mi zittisco, fiat. Beh, questo è un po' come il nutrimento per il corpo, non è che io posso mangiare sempre grano, sempre pane, solo acqua, no? Dobbiamo nutrirci di tante cose, così vale per la divina volontà. Assolutamente. Serve proprio per questo. E più ci giriamo, più entriamo, più ci rendiamo conto dei diversi nutrimenti che abbiamo in noi. Per esempio, la scienza non finisce mai di comprendere, per esempio, nella zucchina hanno trovato che c'è questo micronutriente che deriva dalla fotosintesi, che fa benissimo, un antiossidante, quindi non soltanto i tre macronutrienti che sono le proteine, i lipidi, i carboidrati, ma non soltanto le vitamine, ma anche i micronutrienti, gli antiossidanti e tutte quelle sostanze infinitesime che servono alla salute prossima dell'uomo e che sbandirebbero il cancro dalla faccia della terra. Infatti il cancro del corpo non è altro che è quello che noi soffriamo, il cancro che soffriamo per riparazione come conseguenza della decadenza dell'umanità, non è altro che il simbolo del cancro dell'anima, che è il peccato. Allora le creature che lo soffrono riparano proprio per il cancro dell'anima, per le altre creature, e lo offrono come riparazione. Allora, così come nei nutrienti materiali si vengono a scoprire, la scienza umana ogni giorno di più una proprietà particolare, così pure entrando nella divina volontà, in quelle stesse cose create, come li andiamo a visitare giorno per giorno, come diceva Vilma prima, anche se l'abbiamo già fatta, andiamoci a fare un'altra visitina in Maria Santissima, nella consacrazione. Se noi facciamo le piccole visitine in ogni cosa creata, scopriamo ogni giorno di più i diversi nutrimenti divini che Dio ha per noi in quelle cose create.
Grazie. Grazie. Fino a poi ringraziare anche, perché io ho letto una cosa e poi dell'acqua. Molti non ringraziano neanche di quest'acqua, la usano bella, fresca. Bellissimo. Non ringraziano mai, veramente. Perfetto, allora quindi siamo gli altri, siamo noi. No, ma quello che dice Grazia, ispirata dallo Spirito Santo, è proprio che in ogni cosa creata, come pure negli atti di Gesù, dice Gesù: ti ringrazio nei primi passi che hai compiuto, nelle prime gocce di sangue che hai versato, così pure ti ringrazio Gesù in ogni stella, in ogni costellazione, in ogni filo d'erba, in ogni animale della terra, in ogni animale dell'aria, dell'acqua, eccetera. Possiamo, appunto, uno dei trilioni di giri possibili, perché non li possiamo fare tutti contemporaneamente, sarebbe troppo. Un giorno ci mettiamo il ti ringrazio, un giorno ci mettiamo l'adorazione, un giorno ci mettiamo venga il tuo regno, un giorno ci mettiamo dolore, perdono, un giorno ci rimettiamo il ti amo, un giorno ci mettiamo la nostra compagnia, un giorno ci mettiamo la domanda, divina volontà, rivelami che cosa stai facendo in quel momento, in quella cosa creata. E quindi si rivela il potenziale infinito del rosario, giro infinito dell'anima nella divina volontà in tutte le cose create. E quindi è fondamentale, come dice Grazia, anche il ringraziamento. Tant'è vero, questo è bellissimo. Quando nacque Nostra Madre Santissima, non quando venne concepita, il suo primo atto fu quello istantaneo di dare la sua umana volontà e di non volerla mai usare a costo di ogni sacrificio. E poi fece un'adorazione nella divina volontà per tutti e in nome di tutti. Quando Maria Santissima vide la luce del giorno e si formò quell'arcobaleno finalmente tutta la creazione vide, poté toccare la regina finalmente nata, allora il primo atto che Maria Santissima fece nella divina volontà, ci dicono gli scritti di Luisa, in particolare il volume 15, l'8 dicembre 1922, il primo atto che fece alla sua nascita fu proprio un atto di ringraziamento. Allora, il ringraziare Dio per tutte le cose create entra nel primo diritto e nel primo dovere della creatura, volume 18. E quindi, quindi ovviamente anche l'atto del ringraziamento. Ora, dopo che tutto creai, ci dice Gesù, formai la natura dell'uomo con le mie stesse mani creatrici. E come formai le ossa, stendevo i nervi, formai il cuore, così accentravo il mio amore. E dopo che lo investì di carne, l'uomo, formando come la più bella statua che nessun altro artefice poteva mai fare, lo guardai, lo amai tanto che il mio amore sboccò non potendo contenerlo ed alitandolo gli infusi la vita. Ma non fummo contenti. La Trinità Sacrosanta, dando in eccesso d'amore, volle destarlo, dandogli intelletto, memoria e volontà. E a secondo la sua capacità di creatura, lo arricchivo di tutte le particelle del nostro essere divino. Tutta la divinità era tutta intenta ad amare e a riversarsi nell'uomo. Fin dal primo istante della sua vita, sentì tutta la forza del nostro amore e dal fondo del suo cuore espresse con la sua voce l'amore al suo creatore. Oh, come ci sentimmo felici nel sentire che l'opera nostra, la statua fatta da noi, parlava, ci amava, e con amore perfetto. Era il riflesso del nostro amore che usciva da lui. Quest'amore non era stato contaminato dalla sua volontà, perciò il suo amore era perfetto, perché possedeva la pienezza del nostro amore. Fino allora tutte le cose da noi create, nessuna cosa ci aveva detto che ci amava. Ora, nel sentire che l'uomo ci amava, la nostra gioia e il nostro contento fu tanto grande che per compimento della nostra festa lo costituimmo re di tutto l'universo e come il più bello gioiello delle nostre mani creatrici. Com'era bello l'uomo nei primi tempi della sua creazione. Era il nostro riflesso, e questi riflessi gli davano tanta bellezza che era
rapiva il nostro amore e lo rendeva perfetto in tutti gli atti suoi. Perfetta era la sua gloria che dava al suo creatore. Perfetta la sua adorazione, il suo amore, le sue opere. La sua voce era tanto armoniosa che risuonava in tutta la creazione, perché possedeva l'armonia divina e di quel Fiat che gli aveva dato la vita. Tutto era ordine in lui, perché il nostro volere gli portava l'ordine del suo creatore, lo rendeva felice e lo faceva crescere a nostra somiglianza e, secondo il nostro detto, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Ogni suo atto, fatto nell'unità della luce del Fiat Supremo, era una tinta di bellezza distinta, divina, che acquistava. Ogni suo atto, fatto nell'unità della luce del Fiat Supremo, era una tinta di bellezza divina che acquistava. Ogni suo detto era una nota armoniosa di più che suonava. Tutto era amore in lui. In tutto ci decantava la nostra gloria, la nostra potenza e sapienza infinita. E tutto, cielo, sole e terra, gli portavano gioie, felicità ed amore di colui che l'aveva creato. Solo la mia volontà può ridarmi... Pensate, solo la mia volontà può ridarmi la mia statua bella come io la feci, perché essa è la conservatrice di tutte le opere nostre. È il portatore di tutti i nostri riflessi, in modo che l'anima vive dei nostri riflessi, i quali, se ama, le somministra alla perfezione dell'amore, se opera, opera alla perfezione delle opere. Insomma, tutto ciò che fa, tutto è perfetto in lei, e questa perfezione le dà tante tinte di tante bellezze da innamorare l'artefice che la formò. Ecco, perciò amo tanto che il Fiat Supremo sia conosciuto e diformi il suo regno in mezzo alle umane generazioni, per stabilire l'ordine tra creatore e creatura, per ritornare a mettere in comune i nostri beni con essa. E solo la nostra volontà tiene questo potere. Senza di essa non ci può essere molto di bene, né la nostra statua, né la nostra... E solo la nostra volontà tiene questo potere, senza di essa non ci può essere molto di bene, né la nostra statua può ritornarci bella come uscì dalle nostre mani creatrici. Viene da pensare, no, che Dio, prima di creare l'uomo, proprio perché, come dice, gli ha voluto mettere, ha voluto creare il padiglione del cielo, la palestra della terra, il giardino, gli aveva preparato, gli aveva messo tutto a disposizione, così come si fa quando si vuol fare una festa a una persona, no? Ci stanno gli invitati, ci sta la torta, ci sta il banchetto pronto, e poi alla fine si aspetta l'ospite che deve essere il re di quella festa, e tutti sono pronti, si accendono le luci, urrà, scoppia il buon compleanno. Così aveva voluto fare Dio, mettere nella creazione, preparare tutto, i tappeti sofficissimi di erba, le valli, i monti, i fiori, tutte le specialità di vegetazione, tutti gli animali possibili e immaginabili che dovevano onorare e servire la divina volontà nel gioiello supremo. Pensiamo che Dio dice: di tutte queste cose che ho fatto, nessuna mi aveva detto che mi amava. E immaginiamo noi, facciamo una torta, una crostata, o prepariamo, non lo so, i carciofi alla Giudea, non so, perché mi è venuta in mente una cosa che si fa a Roma, o qualcosa, qualsiasi altra cosa, una pasta e fagioli, con tanto amore. E poi? No, non è che ci dice: ah, ti amo, ti voglio bene. Allora, lo leggiamo presto nel volume 33, dice: chissà quanta gloria mi avrebbe potuto dare il sole, il filo d'erba, immagini se tutti avessero avuto una ragione e avessero potuto ringraziare di loro Dio. È come se la gloria di Dio potesse essere infinita e diretta da ogni cosa creata.
Allora, dice Gesù in un passo del volume 33, dice: ma il mio amore gridò ancora più forte della mia gloria e disse: no, tu non darai ragione alle cose create, la darai soltanto all'uomo, e sarà lui, re di tutta la creazione, che dovrà prestare voce e ragione e intelletto alle cose create. È come se Dio avesse limitato e subordinato la sua gloria, perché così è. Fino a quando la divina volontà non regna pienamente sulla terra, così come regna in cielo, la gloria della creazione non sarà completa. Allora, la gloria di Dio ad extra, che gli viene data in modo completo in Gesù Cristo, ma da parte delle creature è subordinata a loro, è condizionata a loro vivere nella divina volontà. Dio si è legato le mani come un folle, ha dato la cosa più incredibile, l'ha messa in una creatura, la libera volontà intelligente. Non aveva messo la libera volontà intelligente in nessuna cosa creata, neanche nel più nel più furbetto degli animali, i cagnolini, i leoni e tutte queste cose, i delfini, che sono, che noi ci sempre di più ci restiamo ammirati, delle feste che fanno alle imbarcazioni, quasi che riconoscono l'uomo, lo vogliono amare, lo vogliono servire, vogliono comunicare. Ma nessuna cosa creata gli aveva dato una libera volontà intelligente, perché il suo amore gridava così forte che gli ha detto: no, la darai soltanto all'uomo, ed è lui, tramite lui, ogni cosa creata ci potrà dare la gloria, perché l'uomo, entrando in ogni cosa creata, ricevendo la divina volontà da ogni cosa creata, potrà dare un atto di volontà a ciascuna cosa creata, e ciascuna cosa creata finalmente mi potrà dare la gloria, come se ognuna di esse avesse una libera volontà intelligente. Immaginiamo quindi il momento, proprio il momento di suspense, il momento di attesa di Dio, che se la divinità avesse un cuore materiale gli sarebbe scoppiato dall'emozione, quando creò gli mise, creò l'uomo, l'umanità, stendendogli i nervi, i muscoli, la pelle, come con un alambicco divino. Dio opera e gli ha messo la capacità di operare nelle mani, formandole in quel modo particolare. Dio si muove continuamente, opera continuamente, e gli ha dato i piedi, così l'uomo poteva operare con le mani, andare avanti e raggiungere le sue opere con il passo. Nulla sta al caso, nulla sta all'evoluzionismo, nulla sta a qualcosa di non intelligente, non voluto nel dettaglio più assoluto nella creazione dell'uomo. E dopo che ha fatto questa statua, e dice, quasi ha trattenuto il fiato e gli ha soffiato dentro l'intelletto, la memoria e la volontà e l'anima, una libera volontà intelligente, è rimasto poi legato e dice: adesso io l'ho fatto, questo è libero come me, è liberissimo. Che cosa mi dirà? Mi dirà che mi ama, mi dirà che non voleva essere creato, mi dirà voglio fare per conto mio. Allora è come se Dio si mettesse proprio, Padre, Figlio e Spirito Santo, sopra l'uomo e dice: figlio mio, che mi dici? E Adamo, il primo atto che fece, dice: Padre mio, mio creatore, mio Dio, autore della mia vita, io ti amo. Che cosa non è stato per Dio quel momento? Che cosa non è stato per tutta la creazione quel momento di gloria e di tripudio? Proprio per questo, proprio in virtù degli atti di Adamo innocente, fatti nell'unità della luce della divina volontà, Dio non lo poteva lasciare andare. E nonostante l'offesa e lo strappo del peccato originale, ha detto: no, io devo ritornare a quel punto, devo riportare l'uomo a quell'origine gloriosa, al punto in cui io l'ho creato. E questo non è nient'altro che il vivere nel volere. Quando noi ci fondiamo nella divina volontà e rientriamo nel paradiso terrestre e continuiamo lì dove Adamo si è fermato. Per questo il primo complice nostro nel fare atti nella divina volontà, il primo insegnante, il primo tifoso è proprio Adamo, che si mette insieme con noi. Un'ultima considerazione che volevo fare è questa espressione: unità della luce e della divina volontà, una cosa così bella, questa espressione che Gesù dal volume 24 in poi spiega in diversi modi. È proprio pensare che
l'unità viene data solo dalla luce, le proprietà della luce, che la luce è compatta e non si separa mai. Quando viene illuminata una stanza, non possiamo tagliare la luce con il coltello e dire no, questa parte della stanza la illumini, questi no, no. La luce è prorompente, entra dovunque, passa dovunque, quindi è compatta, è indivisibile e si spande in modo infinito e ha un centro, questo centro è la Santissima Trinità. Quindi questa luce che è infinita, è compatta, è indivisibile, ha tutte le proprietà della luce, proprio rappresenta l'atto unico di Dio. E quindi quanto è bello poter dire anche con la nostra voce questo atto di voler fare gli atti di Adamo nella unità della divina volontà, perché anche se lui faceva atti nel tempo e nello spazio, anche se lui usava proprio la natura che gli aveva dato Dio, in virtù della divina volontà operante in lui e ricevente tutto il nutrimento da tutte le cose create, ogni atto che faceva lui era un atto unico, vuol dire un atto infinito, eterno, onnipotente, onniveggente, che entrava negli atti ad intra e si spandeva fino all'ultima delle generazioni. Infatti i primi atti di Adamo nella divina volontà sono atti di divina volontà che lui ha fatto anche per noi, e quindi nella divina volontà noi troviamo anche gli atti di Adamo, e per questo li dobbiamo prendere e possedere, internalizzare, così creiamo quella catena e tutta l'umanità è riunita e riconciliata in Cristo, in cui troviamo l'unità della luce della divina volontà, dal primo fino all'ultimo uomo, da Adamo fino all'ultimo uomo che verrà alla luce sulla faccia della terra. Ecco, l'ho trovato. Il grido del nostro amore gridò più forte della nostra gloria, quasi ci ha impedito di dare ragione alla creazione, e creando più forte ci ha detto è per amore della creatura che abbiamo creato ogni cosa, pertanto dai a lei la ragione che la creatura possa venire nei cieli e ritornarci l'amore incessante e la gloria perenne per tutte le cose create. E quindi è volume 33, sì. 18 novembre 1934. Quanto è bello questo passo, sì. È proprio vero. L'atto è la divina volontà che vogliamo, sul quale vogliamo soffermarci oggi in modo particolare. La presentazione di Gesù mattino a tempo. Come ogni primogenito che arriva. Era legge ebraica, il primogenito era proprietà, era proprietà di Dio, veniva offerta a Dio. Allora seguiamo l'insegnamento di Maria, pagina 3, qui è stato proprio riportato direttamente tutto il giorno della regina del cielo. La regina del cielo nel regno della divina volontà suona la prima ora del dolore, che si riferisce soprattutto alla circoncisione, nell'ottavo giorno della circoncisione. Una stella con voce muta chiama i magi ad adorare Gesù. Un profeta, Simeone, si fa rivelatore dei dolori della sovrana regina. Giaculatoria. Mamma mia, versa il suo dolore nell'anima mia e converti tutte le mie pene in volontà di Dio. Il volere divino gradisce tanto il sacrificio da lui voluto dalla creatura, Maria Santissima lo dice. Il volere divino gradisce tanto il sacrificio da lui voluto dalla creatura che le cede i suoi diritti e la costituisce regina del sacrificio e del bene che sorgerà in mezzo alle creature. Il sacrificio da lui voluto dalla creatura? Se qualcuno deve commentare qualcosa. Lui si è voluto non accomunare con l'uomo, perché ha detto a Luisa che essendo Dio sarebbe stato sufficiente il sangue della circoncisione, però ha voluto soffrire 34 anni, 9 anni, mesi in cui stava nel grembo materno, più di 33 anni, perché erano continui morti e rinascite che lui subiva per ridare poi la fine a questo regno della libertà, verso il peccato d'Adamo. Quella interna era ancora più forte di quella che si vedeva all'esterno.
era infinita, no? Era un volere divino infinito che poteva creare delle pene infinite, un rimedio divino infinito per tutti, sì, per l'offesa che si era fatta un Dio che prendosi nella sua volontà. Sì. E poi nella, siccome adesso abbiamo letto il primo passo, si sente? Sì. No, era, mi piaceva solo, però proprio per amor di ordine della sapienza divina di Nostra Madre Santissima nell'arcilibro, che praticamente ogni meditazione, ogni giorno deve essere un giorno del mese di maggio, no? Così l'ha dato Nostra Madre. E mi impressiona questo fatto che mentre in un giorno solo, il giorno 23, no, lei ha messo insieme la circoncisione, la visita dei magi e la presentazione al Tempio, mentre poi ci sono ben 5 giorni dal 4 giorni in cui Maria parla della sua vita nel Tempio. È bellissimo questa cosa, mi impressiona, tanto è vero che poi Benedetto Calvi, perché Luisa ha scritto questo nel 1930, mi pare, no? Il periodo in cui era il confessore padre Benedetto Calvi, che fu confessore dal 26 fino a quando Luisa morì. Lui ha detto: senti, ma puoi chiedere alla Madonna se ti si può ampliare un pochettino? Allora la Madonna, obbediente, ma voglio dire, al sacerdote, ha dato queste altre 6 meditazioni, che sono le 6 appendici, dove ci sta la visita di Elisabetta, un giorno tutto intero per la circoncisione, un giorno tutto intero per la presentazione al Tempio, che è quello che vedremo dopo, un giorno tutto intero per la visita ai magi, uno per la visita a Elisabetta, no, questo l'ho già detto, uno per la perdita di Gesù nel Tempio e poi il miracolo di Cana. Cioè, quello che però mi proprio è bello vedere, che siccome questo libro Nostra Madre Santissima l'ha dato per, innanzitutto per far vedere i prodigi della Divina Volontà operanti in lei, allora quello che è più sconosciuto anche dal Vangelo, cioè come si prepara a 3 anni a lasciare la famiglia e andare nel Tempio, la sua vita nel Tempio, il suo ingresso nel Tempio, la sua vita nel Tempio, nel Tempio si fa modello delle anime, poi esce dal Tempio, i giorni dal 14 al 18 sono tutti riguardo al Tempio, poi i vari misteri della presentazione, circoncisione, visita ai magi, li raggruppa tutto in uno. Secondo me questo è bello per vedere come Nostra Madre Santissima, i segreti della Divina Volontà operanti in lei, cioè il segreto è un bisogno del cuore che irresistibilmente si rivela a chi è capace di comprendersi, e quindi lei aveva un desiderio incredibile, che è bellissimo vedere i prodigi della Divina, che la Divina Volontà fece in lei durante la sua vita nascosta nel Tempio, e questa è una cosa bellissima che diciamo non viene, di cui non si parla tanto nei Vangeli. In particolare, poi adesso lasciamo la vita nel Tempio, ci arriveremo, però il giorno di oggi è noi la presentazione. Però adesso stavamo facendo dei commenti, Leonardo commentava sulla circoncisione, no? Dove in particolare poi nel giorno dedicato solo alla circoncisione, la Madonna ci dice veramente come ci sono 3 atti della Divina Volontà in questa circoncisione, 3 lezioni profonde, più che lezioni, prendiamoli come atti che dobbiamo ripetere in noi. Il primo atto, quello che Gesù dice, vedete, sono nato al dolore come voi, mi vengo ad affratellare come voi, sono un uomo, sono un bambino, un essere umano come voi, nato al dolore come voi, così proprio come si nasce al dolore, anche lui viene a versare le prime lacrime nella circoncisione e a versare il primo sangue, proprio per affratellarsi, per farsi sentire vicino all'umanità, per dire: vedi, sono vostro fratello. Il secondo aspetto è quello del sanare la ferita con questo primo sangue. Lui riceve la ferita e vuole sanare la ferita
che il peccato originale ha prodotto la spaccatura tra l'umano volere e il divino volere, e quindi viene anche a questo è il secondo atto che fa la divina volontà, è un atto che sana le ferite prodotte nel nostro cuore avendo fatto la umana volontà, e sana la frattura tra l'umano volere e il divin volere. Quindi questo è l'altro secondo atto che potente che si fa nella circoncisione. Il terzo, mi pare, non so se mi ricordo bene, però il terzo è l'obbedienza alla legge, nel senso che Gesù non si è sottratto alla legge, ma ha compiuto e ha superato tutta la legge. Quindi, così come nella circoncisione, lo stesso nella presentazione al Tempio, lo stesso all'esame nel Tempio all'età di 12 anni, sono questi atti della Divina Volontà compiuti nell'umanità di Gesù, in cui lui obbedisce in modo perfetto alla legge ebraica. Quindi lui dice: io non vengo a cambiare una iota della legge, ma la supero, e quindi la compie perfettamente nella sua umanità e la supera, e viene a portare una nuova legge, la legge della grazia. E questo compimento della legge lo si può vedere anche quando lui a Luisa gli dice, le fa vivere tutti gli stati d'animo, tutte le santità precedenti, tutta la vita di tutta la santità nelle varie santità delle virtù, e dice: adesso questa la fai, gli metti il compimento e andiamo avanti. Allora Gesù compie perfettamente la legge ebraica, perché deve superarla e deve portare la legge della grazia. Lo stesso pure Luisa, diciamo, nel regno della Divina Volontà, lei compie perfettamente tutte le santità umane, vive tutti quanti gli stati d'animo e gli stati interiori dell'anima nell'ordine della grazia, gli mette il compimento come fosse un timbro e dice: adesso si va avanti. Quindi, come Gesù pone fine alla legge dell'Antico Testamento per portare la legge della grazia, nella missione di Luisa, Luisa pone il compimento e la parola fine alle santità secondo le virtù, le santità del regno della redenzione nell'ordine della grazia, per iniziare la nuova santità delle santità, del vivere nel divin volere. Questo riguarda la circoncisione, ecco, questo mi era venuto in mente. Poi c'è una parola in particolare che mi colpisce molto, e questo nella terza parte di questo primo giorno 23, dove dice: noi andammo al Tempio per compiere il rito della presentazione, dove abbiamo dato Gesù al sacerdote, il sacerdote lo offrì, eccetera, eccetera. Poi dice una parola che è molto importante, perché dice: il sacerdote era Simeone. Sappiamo noi che il sacerdote non era Simeone, però è bello questa lezione, molto sublime, perché in realtà anche dagli scritti, per esempio, di Maria Valtorta, però questo non sono necessari, se qualcuno non li ama non deve preoccuparsi, però sappiamo che viene portato Gesù, queste offerte delle presentazioni dei primogeniti al Tempio, se ne facevano a iosa, se ne facevano 40 al giorno, quindi i sacerdoti non ne potevano più, era una sorta di rito così, si doveva dare i soldi al Tempio, giustamente perché il primogenito era di proprietà di Dio, quindi doveva essere riscattato. È come se la famiglia dice: io ti do un'offerta al Tempio e ce lo teniamo noi, ma insomma questa è, come dire, era secondo la legge ebraica. E poi il sacerdote di turno andava lì, prendeva con la presentazione al Tempio che si faceva, mi pare che c'erano le due colombe, gli dava questa offerta, faceva di qua, faceva. Era un rito molto ordinario, anche noioso se vuoi, e infatti proprio così viene descritto in Maria Valtor. E quindi del sacerdote ministeriale non si parla proprio, perché in effetti il sacerdote nella verità della Divina Volontà è colui che offre la vittima, è colui che è presente al rito sacro di offrire il sacrificio della vittima. Questo è il sacerdote che celebra la Santa Messa. Il sacerdote parla al Padre, questo è il rito della Santa Messa, noi che conosciamo, parla al Padre ed offre il sacrificio di Gesù Cristo. Allora
anche se il sacerdote ministeriale, quello formale, era un altro tizio e Caio che aveva preso le colombe, l'aveva fatto così, insomma, quasi tutto scocciato, aveva fatto questa presentazione, in realtà, nella realtà dei fatti, nell'operare della Divina Volontà, il vero sacerdote, cioè colui che riconosce la vittima, la offre la vittima, si era reso Simeone. E quindi, paradossalmente, Maria Santissima fa un errore che non è un errore, è una luce in più, per dire, viene portato al sacerdote, punto. Il sacerdote era Simeone, no, Simeone era un vecchio che stava lì e pregava tutto il tempo, però lui ha compiuto l'ufficio di sacerdote effettivo, regale, colui che riconosce la vittima e offre la vittima al padre. E quindi adesso, Signore, mi puoi chiamare perché i miei occhi hanno visto la salvezza del mondo, colui che viene a salvare le genti, la gloria del tuo popolo Israele, eccetera, il cantico di Simeone. E quindi è bello vedere come Maria Santissima, una sapienza infinita in questo libro che sembra semplicissimo ma di una profondità incredibile, ci fa comprendere come il vero sacerdozio è proprio il sacerdozio regale, dove Simeone si era reso il vero sacerdote perché con la preghiera, con la penitenza, con l'occhio della purezza e della sua santità, del suo essere giusto, aveva riconosciuto il bambino, nel bambino aveva riconosciuto il Redentore, la vittima, e l'aveva offerta al Padre. E questo è l'atto del sacerdozio, cioè dotare, portare l'offerta sacra a Dio. Non so se mi sono... Scusa, ogni volta che noi giriamo negli atti della volontà, offriamo tutto al Padre, facciamo anche il ruolo del sacerdote, no? Assolutamente, ecco, infatti nostra Madre Santissima, la realizzazione, la santificazione è proprio dare gloria al Padre, chiedere che venga questo regno sulla terra, quindi alla fine e quindi nostra Madre Santissima vuole proprio introdurre il punto che è l'opera del sacerdozio nella Divina Volontà. Infatti lei è madre dei sacerdoti, madre del sacerdozio, perché lei che offre la vittima. Infatti in uno dei giorni della Divina Volontà noi diciamo: Madre Santissima, tu stessa offri il sacrificio della mia volontà al mio Creatore. Cioè noi ci mettiamo come nostra Madre Santissima, sia nella grotta a Betlemme l'avrà fatto quel gesto di offrire Gesù al Padre, ma anche nella presentazione, se non lei manualmente, ma l'ho fatto per le mani del sacerdote, dice: Madre Santissima, ci mettiamo noi nelle tue braccia insieme al piccolo Gesù, ci confondiamo noi e Gesù, ci identifichiamo con Gesù, così che tu puoi offrire insieme a Gesù il sacrificio della nostra volontà al nostro Creatore. No, vabbè, forse un po' più terreno nel discorso, però anche delle madri che hanno veramente i figli, che così in tutte le relazioni, anche in un matrimonio, in qualsiasi relazione, di mettere sempre prima il vero amore, questa volontà di Dio, no? Quindi anche questo può a volte contrastare, perché noi siamo limitati con delle nostra idea di quello che è l'amore o delle idee che abbiamo sugli altri. Magari una madre vuole che un figlio faccia una cosa e poi non avviene, oppure una moglie vorrebbe un marito con quanto magari anche la società ci propone degli ideali di felicità che non sono corrispondenti a quella che ci propone Gesù, che a volte anzi è opposta. E quindi c'è anche questo sforzo di ascoltare proprio completamente nella vita cosa Gesù ci chiama ad accettare, ad offrire, completamente, insomma. È bellissimo questo, perché oggi proprio in virtù proprio della volontà umana operante e disordinata, si sono distorti anche gli amori terreni che conosciamo. L'amore materno a volte può diventare un amore possessivo, sì. Mentre l'amore di madre, di Maria Santissima, l'amore materno per definizione è un amore sacrificale, è un amore che si contenta di dare la vita, di sviscerarsi, come dice lei, di dare la vita
pur di dar vita e nutrire e far vivere, quindi nella volontà di Dio, secondo la volontà di Dio, il proprio parto, il proprio generato. Quindi non è la madre che dà la vita perché non vuole che il figlio si allontani o vuole così, con la madre che piuttosto muore, piuttosto fa qualsiasi sacrificio in silenzio, in modo di autoabnegazione, pur di dar vita divina al proprio parto, al proprio generato. E questo è il vero amore materno che Maria Santissima vuole condividere con ogni anima che vive nella divina volontà. Quindi, che siamo uomini o siamo donne, che siamo sposati o non siamo sposati, nostra Madre Santissima vuole comunicare a noi la sua stessa maternità divina, cioè quella di, nei nostri atti, di morire la nostra volontà per dar vita al parto della divina volontà che vuole partorire in noi, che il seme che lei pone in noi lo vuole, che noi lo partoriamo, e questo lo si può fare con amore materno nei confronti della vita divina stessa e anche nei confronti delle altre creature, perché nella divina volontà ogni anima è anche madre di ogni creatura, perché vuole dar vita a Gesù nelle altre creature, e quindi è bello vedere. Però è di Luisa, insomma, l'altro quaderno amplia un pochino. Sì, amplia, ciascuna, ci sono tre meditazioni in aggiunta che ampliano ciascuno dei tre temi nel giorno 23. E noi stiamo leggendo quello della presentazione al Tempio. Sì. La Regina del Cielo, nel regno della Divina Volontà, lascia Betlemme. Il Fiat Divino la chiama all'eroismo del sacrificio di offrire il bambinello Gesù per la salvezza del genere umano. La qualificazione. Fioretto, oggi per onorarmi verrai nelle mie braccia affinché ti offra insieme col mio figlio il celeste padre per ottenere il regno della divina volontà. E la giaculatoria non c'è scritta, ma dice. La giaculatoria è in fondo in copertina esterna. Ah! In fondo? Mamma Santa, versa il tuo dolore nell'anima mia e converti tutte le mie pene in volontà di Dio. Versa il tuo dolore. Il commentare prima o andiamo avanti con il No, volevo solo dire una cosa, così che mi colpisce in questo momento. Come sappiamo noi, quarto mistero gaudioso è la presentazione di Gesù al Tempio. E la Chiesa ce lo presenta come mistero della gioia. Sì. Qui nella Divina Volontà vediamo come si parla di dolori, si parla di Maria Santissima, Regina dei dolori. Dovrebbe essere un mistero doloroso. Questo non vuol dire che la Chiesa ha sbagliato, no, anzi, il mistero gaudioso, perché è gaudioso? Perché Gesù si manifesta alle creature. La gioia delle prime manifestazioni, la prima manifestazione gaudiosa è ai pastori nella grotta. Poi anche la circoncisione, pur dolorosissima, è una seconda manifestazione dopo 7 giorni, 8 giorni, gaudiosa. Dopo 40 giorni Gesù si manifesta ancora alle creature e viene riconosciuto e offerto al Padre per la salvezza di tutti, gaudiosa. Poi quando arrivano i Re Magi pure gaudioso, anche il ritrovamento di Gesù nel Tempio, lì che si manifesta, ha detto niente quanto dolore ha sofferto Maria, ma viene presentato come gaudioso proprio per la manifestazione di Gesù alle creature. Ma questo ci vuol dire che in virtù proprio della divina volontà operante in Maria, la gioia e il dolore stanno sempre vicine. Infatti nel volume 21 c'è un passo che dice di Maria: la gioia l'ho sostenuta nel dolore, il dolore l'ha sostenuta nella gioia. In qualsiasi atto c'erano gioie infinite che, se non ci fosse stato il dolore nella divina volontà, lei sarebbe morta schizzata di gioia. Allo stesso punto, in questo dolore in cui gli vengono ridette, sebbene lei le sapesse, le pene che il Verbo incarnato doveva offrire, soffrire suo figlio, e lei insieme a lui, lì si parlava di pene esterne, dice sì, sarà il centro, ma le pene interne Simone non se le poteva manco immaginare, quelle erano infinitamente più grandi.
Allora lì il dolore l'ha sostenuta nella gioia e la gioia l'ha sostenuta nel dolore, altrimenti Maria Santissima morirebbe in qualsiasi atto. È talmente così sensibile, è talmente così aperta nella conoscenza e nell'operare della divina volontà, che in qualsiasi atto della redenzione c'è infinita gioia da morirne e infinito dolore da creparne, e quindi la divina volontà, gioia e dolore la mantengono in vita, altrimenti lei umanamente, come dire, sarei morta di puro spasmo se la divina volontà non mi avesse sostenuto. Quindi è bello vedere l'operare della divina volontà, il dolore di Maria Santissima in questo mistero gaudioso, così, e anzi lei viene costituita regina di tutti i dolori, perché si dice nel volume 15, la divina volontà infliggeva al cuore di Maria Santissima pena dopo pena, martirio dopo martirio, colpo dopo colpo, e lei non faceva il minimo atto di resistenza, come per dire, uno ti pugnala e tu neanche a fare aiuto, no, restava così completamente aperta a ricevere la pugnalata una dopo l'altra, una dopo l'altra. E tutti i dolori di tutte le creature li ha sofferti lei, e quindi aveva in lei la potenza di inglobare tutti i dolori in uno, tutti li ha sofferti e tutti li ha dominati, e quindi questo è la definizione di regina. Una regina è una che possiede tutto quello che possiedono gli altri, che viene dato agli altri, ma il tutto è in lei e lei può darne agli altri, può offrirne il frutto a tutti gli altri, ma in realtà l'unità, la potenza, la proprietà sono racchiuse in lei. Questa è la definizione di regina. Poi la generosità infinita, è tanto gradito a Dio la pena che egli vuole che soffra e la creatura la accetta volontariamente, che come la creatura l'accetta volontariamente le dà non il titolo ma l'operatività, la potenza di essere regina di quella pena, cioè di poter come dire, soffrire in lei tutte le pene delle creature e poter moltiplicare da quella pena sofferta nella divina volontà l'effetto benefico, il frutto per tutte le creature. Questa è la definizione di regina. Nella divina volontà noi con il nostro nulla, con le nostre piccole pene sofferte volontariamente nella divina volontà, nostra Madre Santissima viene a condividere con noi l'operare di regina dei dolori, come pure delle gioie, ma qui stiamo parlando dei dolori. Perché anche la passione, tu le dici, soffriva per ogni peccato, però lui poi era consolato dalla divinità e così andava avanti, altrimenti rimaneva bloccato, perché era talmente forte il dolore di peccato nostro, sì, morto. Invece dopo la divinità gli dava la dolcezza, la forza e tornava avanti, andava avanti. Tra l'altro questo titolo di regina dei dolori viene manifestato adesso, ma proprio l'altro ieri leggevo un passo del volume 33 in cui si dice: nel momento del concepimento, Maria Santissima, l'abbiamo visto diverse settimane fa, il concepimento in cui c'è tutto, c'è il sacrificio, la prova, il trionfo dopo la prova, il possesso, dice: nel momento in cui Maria Santissima fu concepita, conoscendo la frattura dell'umana volontà dalla divina e le atroci conseguenze e le atroci sofferenze che questa comportava per il Verbo incarnato, lei cominciò a dolersi con amore di madre, con dolore infinito per ogni peccato di creatura che era stato commesso e che sarebbe stato commesso, e quindi dal momento del concepimento la Santissima Trinità la rese regina dei dolori e dell'amore, e quindi si inizia a dolere, diventa regina di tutti i dolori e quindi delle infinite spade che trafissero il suo cuore, non delle sette come dice il volume 19, ma delle infinite, e la prima comincia nel momento del suo concepimento. Mia madre bambino, io credo che la volontà umana perseguita la tua volontà divina, perché non vuole che essa regni, ma io voglio far scorrere il mio ti amo, i miei baci affettuosi e anche il mio volere nel tuo dolore, per riconciliare tra loro la divina e l'umana volontà e per farmi di alle due una sola.
perché il tuo volere. Io seguo incessantemente la mamma mia che ti porta per la sua scelta. Mentre la cammina, voglio farti sentire il dolce mormorio del mio ti amo, ti adoro, ti benedico, ti ringrazio. Perciò lo imprimo passo passo in ogni atomo di terra, in ogni dito d'erba che i suoi santi piedi calpestano. Il mio ti amo, ti benedico, ti ringrazio, ti seguo ovunque per chiederti il tuo fiat. In ogni tuo palpito e respiro, sulla tua lingua, nella pupilla dei tuoi occhi, in tutte le gocce del tuo sangue, nella tua piccola umanità, in ciascuno dei tuoi santi pensieri, io intendo imprimere il mio ti amo col mio bacio. Desiderando che tu trovi questo mio ti amo nella pressa che ti danno alla mamma celeste e santa sicurezza, io ti porto fra le loro braccia, e come tu ti offri per darmi la vita, così io voglio offrire la mia esistenza per difendere la tua e per chiedere il trionfo della tua volontà. Vieni, o volere supremo, a rinviare sulla terra, investi tutte le generazioni, vinci e conquista tutti. Mio Gesù, dammi la tua volontà e prendi la mia, affinché mi faccia santa con la tua santità. Parli col tuo amore, parli col tuo cuore, cammini con i tuoi passi, ripari con le tue riparazioni e formi con la mia parola un Gesù nei cuori di chi mi ascolta. Mamma Regina, nascondimi sotto il tuo manto per tenermi difesa da tutto e da tutti. È stato nel tuo volere, oh mio Gesù, imprimo il mio ti amo su ciascuna cosa creata, su tutti i beati del cielo, e in particolare nella Regina Mamma, e in virtù di quella volontà divina che le conserva belle e integre, e che la Vergine Maria possiede da Regina, ti chiedo che il Fiat Supremo venga sulla terra. Vieni, o volere supremo, a regnare sulla terra, in testa di tutte le generazioni, vinci e conquista tutti. Mamma dolcissima, eccomi prostrata dinanzi ai piedi del tuo trono, per offrirti il mio immenso amore. Qual figlia tua voglio intrecciare come un serpe profumato tutte le preghiere, le giaculatorie, le promesse che tante volte mi feci di non compiere mai più la mia volontà. Mamma, io ti pongo questa bella corona nel tuo grembo come attestato di amore e di ringraziamento. Accettala, ti prego, e prendila fra le tue mani per dimostrarti che gradisci il mio dono. Col tocco delle tue dita materne, conferma in altrettanti soli i piccoli atti che cercai di fare nella volontà di Dio. Oh sì, Madre Regina, la tua cara figlia vuole offrirti oggi gli omaggi di luce e di soli fulgidissimi. So bene che tu ne possiedi già tanti, tuttavia non sono quelli della figlia tua. Io perciò voglio darti i miei, per dirgli che ti amo e che mi impegno di amarti sempre più. Mamma Santa, tu mi sorridi, te con la tua consueta bontà accetta il mio dono ed io te ne sarò tanto riconoscente. Quante cose vorrei dirti, mamma, ascolta, io rinchiudo nel tuo cuore materno le mie pene, i miei timori, le mie debolezze e tutto l'essere mio come un luogo di rifugio, mentre ti consacro senza riserva la mia volontà. Te, oh madre mia, accettala,
fatti un trionfo della grazia, trasformala in un campo dove la divina volontà possa estendere il suo regno. Questa volontà a te consacrata ci renderà inseparabili e ci terrà in continui rapporti. Le porte del cielo non si chiuderanno più per me, perché avendoti affidata la mia volontà, tu verrai a stare con la tua figlia in terra e la tua figlia andrà a vivere con la sua mamma in cielo. Oh, come sarò felice allora! Senti, mamma carissima, per rendere più solenne questa consacrazione, io chiamo qui presenti la Trinità Sacrosanta, gli angeli e i santi, e dinanzi a tutti protesto col giuramento di fare per sempre solenne rinuncia della mia volontà. Ed ora, sovrana regina, ti chiedo come compimento per me e per tutti la tua santa benedizione. Scenda essa come celeste rugiada sui peccatori e li converta, sopra gli afflitti e li consoli, sopra il mondo intero e lo trasformi nel bene, sulle anime purganti e smorsi loro il fuoco che le brucia. La tua benedizione materna sia sempre un'eterna salvezza a tutte le anime. Così sia. Nella divina volontà, Maria Santissima ci benedica, ci preservi da ogni male e pronunci in noi il suo fiat. Ave Maria, piena grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, spergi la mia volontà nella tua e dammi la tua per vivere.